Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo il tema delle api e del rapporto che queste hanno con l'uomo e la vita. È un webinar che ha seguito l'adesione da parte del Comune di Siena all'iniziativa Comuni Amici delle Api, che è avvenuta il 3 di gennaio. Un webinar organizzato con la collaborazione delle tre associazioni di categoria degli agricoltori, Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti e CIA di Siena, e in collaborazione con le tre realtà associative degli apicoltori, Toscana Miele, ARPAT e APAT. Un ringraziamento a coloro che hanno creduto in questo webinar e ci hanno concesso il loro patrocinio, la Regione Toscana, ANCI Toscana e la Camera di Commercio di Arezzo Siena. Iniziamo il nostro webinar con i saluti dell'assessore all'ambiente Silvia Buzzichelli del Comune di Siena, comune che ha organizzato appunto questo evento di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza dell'apicoltura, delle api, dei pronubi ed in particolare appunto del rapporto delle api e dell'uomo. Il nostro webinar si dividerà in tre parti. La prima dei saluti istituzionali, per poi iniziare alle 10:30 con degli interventi tecnici e verso le ore 12 con una tavola rotonda con i rappresentanti delle associazioni degli apicoltori. A voi tutti un ringraziamento per la partecipazione e lascio la parola a Silvia Buzzichelli, assessore all'ambiente del Comune di Siena. Silvia, buongiorno. Buongiorno Stefano, io devo dire che visto che in questo tavolo ci sono i massimi esperti del settore, mi limito semplicemente a fare dei saluti istituzionali perché ovviamente l'adesione a questa iniziativa è stata appoggiata in maniera molto forte dal Comune di Siena e anche grazie a tutto il lavoro svolto dagli incaricati comunali e di tutte le associazioni che hanno collaborato in questa iniziativa, è possibile dare concretamente atto non soltanto a un'adesione sulla carta, ma a dei progetti tangibili, pragmatici, che per il momento stanno già vedendo, come dire, le prime iniziative, non soltanto attraverso questo importante webinar che mette insieme tante persone esperte nel settore, ma noi nel nostro piccolo, per quello che possiamo fare in ambito urbano, abbiamo già cominciato, per esempio, nel rifacimento dei giardini di Fonte Giusta, a inserire proprio delle piante mellifere che possono essere attrattive proprio per questi, per le api e per i pronubi, che sono di fondamentale importanza e sono un campanello d'allarme per il nostro ecosistema. Quindi è vero, siamo orgogliosi di aver partecipato a questa adesione, ma questa adesione non deve rimanere sulla carta, ma bisogna sviluppare dei progetti concreti proprio con l'aiuto di tutte le associazioni e gli esperti che qui oggi parleranno. Quindi grazie ancora per il lavoro di tutti e grazie anche a te, Stefano, per questa importante iniziativa che hai promosso con vigore, appoggiato ovviamente dalla nostra amministrazione. Grazie all'assessore all'ambiente del Comune di Siena, ma io sono un umile servitore di quelle che sono le volontà dell'amministrazione. Desidero spendere però due parole per l'attività dell'assessore Buzzichelli a questa cosa che ci ha creduto fin dall'inizio, portandolo prima in giunta e poi in consiglio comunale, ricevendo il plauso di tutte le forze politiche, in quanto l'adesione è stata votata ad un'unanimità. Questo significa che anche l'amministrazione è presente su certi tipi di problematiche, quella appunto della biodiversità e dei cambiamenti climatici, in quanto le api incidono anche, come vedremo negli interventi tecnici, sui cambiamenti climatici, ma soprattutto abbiamo, credo, ci siamo chiusi a corte, come si dice nel nostro inno d'Italia, e abbiamo fatto squadra con le associazioni, la Camera di Commercio e le altre istituzioni. Grazie di nuovo all'assessore. Passiamo ora il microfono al dottor Guasconi, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio e Arezzo Siena, che ha patrocinato questo evento. Quindi invito il presidente Guasconi a buongiorno, buongiorno Massimo,
Buongiorno Grazie Stefano, buongiorno a tutti. dell'intervento e del fatto che la Camera di Commercio è sempre molto sensibile a questi problemi che riguardano il campo del settore primario dell'agricoltura e poi, come vedremo, non solo dell'agricoltura, ma anche degli altri settori. Grazie Stefano, come dicevo, buongiorno a tutti. Ma la Camera è sempre stata molto vicino. Il tema, tra l'altro, del miele ha una lunghissima tradizione con il nostro territorio, ricordiamola. La fiera del miele di Montalcino degli anni ormai di qualche decennio fa, che ha segnato comunque un riferimento importante anche per il mercato nazionale e non solo. Quindi questa sensibilità c'è da sempre e credo che in questa occasione, non solo per quanto poi abbiano assunto i temi legati alla sensibilità anche dell'equilibrio ambientale, che ovviamente le api, ma tutto diciamo, questo mondo. Che è particolarmente fragile anche, che quindi la capacità di essere davvero un indicatore importante anche della nostra salute ambientale, quindi del nostro equilibrio, abbia assunto. C'è un dato anche importante, economico. Io vorrei solamente, siamo un po' abituati come Camera a dare numeri, a dare dati, però ovviamente questa volta più dei dati contano le tendenze. E le tendenze ci dicono che gli apicoltori, le attività di apicoltura, e quindi come codice ateco primario, sono state in grandissima crescita in questo ultimo decennio. Dal 2010 addirittura, da un dato toscano, siamo passati da 366 aziende a 624 aziende. E anche appunto nel nostro territorio, Siena, abbiamo attualmente iscritte 47 aziende sotto questo codice ateco. Arezzo, tanto per dare un altro riferimento della nostra Camera, comunque sono 65. Abbiamo anche delle punte importanti come Lucca, che ne ha 142 di aziende che hanno questo tipo di attività come codice primario, ma ovviamente sappiamo bene che questa attività viene portata avanti anche da tantissime altre aziende che ovviamente hanno un'attività principale legata sempre all'agricoltura. Normalmente, ma che è ovviamente rivolta verso altri tipi di attività, tipi di agricoltura. Quindi è un dato comunque assolutamente importante e è importante, come dicevo, la sensibilità che si sta creando anche attraverso iniziative come questa, quella del Comune e quella ovviamente di tutto il mondo che ovviamente è interessato a questo tema. Ripeto, la Camera è solamente una prospicienza, ma quelle i riferimenti importanti sono le aziende attraverso anche le associazioni di categoria che tu hai nominato, per cui ecco, quello che volevo semplicemente significare in questo messaggio di saluto all'iniziativa e ovviamente nell'augurare un buon lavoro per la mattinata era questo, che c'è una tendenza, un trend importante anche di sensibilità economica verso questo mondo, che è davvero credo, insomma, un punto apicale della nostra economia agricola, perché raccoglie tutti questi valori che sono stati ovviamente ricordati e quelli che veramente verranno così esplicitati meglio durante questa mattinata appunto di lavori che davvero qualificano anche l'attività dei nostri enti e che possiamo davvero anche supportare attraverso azioni concrete e continue su questa particolare tematica che davvero va ben oltre gli aspetti appunto economici e di qualità della produzione. Grazie Massimo per i tuoi interventi sempre molto puntuali e che dimostrano anche molta attenzione da parte della Camera di Commercio, non solo da un punto di vista economico, ma anche come una presenza istituzionale sempre vicina agli imprenditori. Quindi grazie per l'intervento e grazie anche per le tue parole che confortano e sicuramente conforteranno gli apicoltori che ci stanno ascoltando e le associazioni che parteciperanno oggi, perché avere tra gli stakeholder, ma soprattutto tra le istituzioni che gli danno conforto e conforto, sicuramente la Camera di Commercio è una bellissima realtà. Grazie di nuovo per la tua presenza e per la tua partecipazione. Lascio ora la parola al sindaco di Lucignano, nonché coordinatore del tavolo dell'agricoltura dell'ANCI Toscana, ma non solo Roberta Casini. Non solo quale coordinatrice del tavolo dell'agricoltura, ma anche del nuovo tavolo dell'agroalimentare.
Lascio quindi la parola al sindaco di Lucignano Roberta Casini, ringraziando lei e per suo tramite tutto l'ANCI Toscana, sia per il patrocinio che per l'attenzione che presta ai problemi appunto dell'agroalimentare in generale e dell'apicoltura in particolare per il convegno di oggi. Grazie. Grazie al dottor Biagiotti, grazie soprattutto al Comune di Siena per aver organizzato questo evento, grazie dell'invito al quale partecipo molto volentieri, perché devo dire che l'attenzione a questo tema è un'attenzione che sempre di più dovrà essere posta e divulgata. Stefano faceva riferimento all'attività che facciamo come ANCI Toscana ed è un'attività, credo, importante perché è un'attività che soprattutto sul tavolo delle politiche del cibo che è nata a fine 2019, ma che ha lavorato purtroppo soltanto durante la pandemia, quindi è stato fatto un lavoro lungo, puntuale, ma un lavoro che ci ha visto lavorare, scusate, soltanto in modo online. Devo dire però che siamo arrivati alla stesura di un position paper che poi è quello che mira delle azioni sulle politiche del cibo importanti sul territorio. Adesso insieme al Sant'Anna, che ne è il capofila, stiamo andando sui territori a sentire quali sono effettivamente le istanze. Ora, quello che mi preme dire è che questa esperienza nasce come un'esperienza dal basso, quindi dai territori, da delle realtà importanti che avevano già iniziato a parlare di politiche del cibo, il quale hanno spronato sia ANCI da una parte e tutto il sistema comune, la regione, ma soprattutto gli agricoltori e quindi le associazioni di riferimento a fare sistema, a mettersi insieme anche con un comitato scientifico importante, perché dentro questo tavolo ci sono tutte le università toscane e tutto il mondo accademico toscano. C'è stata quindi un'elaborazione e le politiche sulle quali stiamo lavorando sono politiche che riguardano essenzialmente il passaggio anche attraverso le amministrazioni comunali e quello che i comuni possono fare su questo importante mondo e di ricaduta anche credo sul tema attuale del convegno di oggi. Ecco, l'attenzione primaria è quella di iniziare a lavorare su quelle che sono per esempio la distribuzione dei nostri produttori e della filiera anche attraverso il sistema delle mense pubbliche, quelle scolastiche in primis che riguardano direttamente i comuni, ma non dimenticandoci di tutta la parte pubblica che riguarda per esempio il settore sanitario e sociosanitario come l'RSA. Ecco, sarebbe importante riuscire a portare sulle tavole delle mense pubbliche i prodotti della nostra filiera trovando anche una rete di distribuzione importante. Ma questo tavolo non parla solo di questo, ma di sostenibilità ambientale, di sostenibilità economica, perché quella non ce la dobbiamo mai dimenticare, ma soprattutto anche di accesso al cibo buono da parte di tutti, quindi guardando anche al lato sociale di quelle che sono le politiche del cibo. Ecco, io credo che si incarna benissimo tutto il settore dell'apicoltura in questo contesto al quale, ripeto, dovremmo porre molta attenzione e credo che dobbiamo rifletterci sempre di più, anche perché come sistema comune comunque dobbiamo andare a mettere in atto delle azioni che tutelino il valore delle api, anche perché sono nel nostro ecosistema un elemento importantissimo. Io credo che questo un po' nel recente passato l'abbiamo messo da parte, privilegiando altre cose, ma ora è il momento di riportarlo all'attenzione e quindi fare delle scelte oculate che mirano appunto alla tutela non solo delle api, che è comunque un animale straordinario e bellissimo, ma attraverso questo animale c'è appunto tutto lo sviluppo anche di determinate culture alle quali non possiamo prescindere il valore che stanno portando avanti e il lavoro delle api è un lavoro importantissimo e che dobbiamo rimetterle all'attenzione di tutti. Stefano faceva riferimento anche al tavolo dell'agricoltura, il tavolo dell'agricoltura è un tavolo prettamente anche tecnico, dove elaboriamo insieme alla Regione Toscana ed informiamo e teniamo informati i comuni e non solo, anche un lavoro importante con le associazioni, tutti quelli che sono i bandi che la Regione mette in atto e tutte le opportunità. Ecco, io credo che sono tavoli dove i comuni sono presenti e facendo sistema, perché secondo me solo da qui si parte, si può veramente arrivare ad avere dei risultati.
davvero un plauso a questa iniziativa e concordo con l'assessore che deve essere un'iniziativa non spot, ma da qui deve essere un punto di partenza per poter fare poi concretamente delle azioni che vanno a tutelare questo settore. Quindi io credo che come ANCI ci siamo a disposizione, è a disposizione il tavolo delle politiche del cibo, il dottor Biagiotti ne fa già parte e quindi credo che davvero possiamo fare tutti quanti insieme un bellissimo lavoro. Grazie e buona giornata. Grazie al sindaco Casini che ha toccato un tasto importante, soprattutto anche in questa visione europea che ha posto attenzione su la food policy e soprattutto per le strategie che sono alla base del Next Generation EU. Sappiamo bene che l'Unione Europea sta ponendo molta attenzione e probabilmente nella prossima programmazione del PSR ci saranno delle misure ad hoc per quanto riguarda appunto l'attuazione della strategia della biodiversità 2030 e anche per la strategia dal produttore al consumatore. Quindi un ringraziamento ad ANCI per l'attività che sta svolgendo per appunto le politiche del cibo, che dovrà poi interessare quelli che sono i comuni che lei rappresenta, ma soprattutto saranno i comuni che dovranno poi attuare quelle azioni, come giustamente diceva il sindaco Casini, di mettere in pratica dove possono, come per esempio nei bandi delle mense, il chilometro zero, la biodiversità agroalimentare, tutelare quelli che sono diciamo così, le nostre eccellenze regionali. Grazie di nuovo per l'intervento, grazie di nuovo anche per il patrocinio che è stato concesso a questa iniziativa. Ora abbiamo il piacere, ho il piacere di presentare l'intervento del dottor Gennaro Giliberti, che è il responsabile del settore produzioni agricole, vegetali e zootecniche della Regione Toscana. Regione Toscana che è sempre molto attenta a quelle che sono le politiche del cibo, a valorizzare anche le eccellenze locali, non ultimo l'inserimento delle 5 comunità del cibo costituite ai sensi della legge 194 del 2015. Dove appunto vengono valorizzate le biodiversità. Regione Toscana, che noi ringraziamo sempre per tramite il dottor Giliberti per averci dato attenzione a questa cosa, a questa iniziativa e soprattutto anche dell'attenzione che ci ha rivolto l'assessore all'agricoltura della Regione Toscana, che subito ha sposato di buon grado questo evento patrocinandolo e quindi concedendo quindi anche l'intervento del dottor Giliberti, al quale passo appunto la scena e la parola. Grazie, dottor Giliberti. Grazie, grazie a voi per l'invito e porto il saluto anche della vicepresidente Stefania Saccardi che si è raccomandata di salutare tutti i partecipanti, le istituzioni e coloro che hanno a cuore questa filiera produttiva, agricola, anzi zootecnica, esattamente come avviene per chi alleva bovini o suini. Gli allevatori di api in Toscana rappresentano una filiera molto importante. Io, come dire, col mio ufficio siamo quasi costantemente, direi tutte le settimane, se non tutti i giorni, nei momenti topici, a contatto con il mondo dell'apicoltura, con le associazioni apistiche, che ringrazio per l'insostituibile ruolo che hanno di trade union tra le istituzioni e gli apicoltori, che sono tanti, grazie a Dio. Molti di questi sono operatori professionali, moltissimi sono operatori non professionali, alcuni dediti all'autoconsumo, altri semplicemente per l'hobby di praticare appunto un'attività che è straordinaria e bellissima. Io, se riesco a condividere qualche dato, visto che appunto anche noi come Regione Toscana diamo un pochino i numeri, vediamo se mi riesce di. Eccolo qui. Spero riusciate a vedere. Sostanzialmente, vado velocissimo. In Toscana questi sono i numeri dell'anagrafe zootecnica alla fine dello scorso anno. Contiamo quasi 13.000 apiari, quasi 112.000 alveari totali,
di questi come produzione per la commercializzazione, quindi come operatori professionisti, abbiamo scarsi 7.000 apiari e quasi 83.000 alveari. Questo vuol dire che il 75% circa del patrimonio apistico regionale è rivolto alla produzione per la commercializzazione. Toscana, che a livello nazionale si colloca al sesto posto per la consistenza del patrimonio apistico, intesa come numero di alveari, ed è al secondo posto, questo è un dato veramente molto significativo, per il numero di alveari di apicoltura biologica, perché come sapete esiste anche qui in questa filiera zootecnica la pratica, l'adesione al metodo biologico. Come Regione Toscana siamo praticamente da sempre impegnati insieme alle associazioni a gestire gli interventi e gli aiuti comunitari che traducono le politiche comunitarie previste ai sensi di un regolamento che lo vedete qui citato, il 1308, per sostenere questa filiera. E nell'ambito delle attività di sostegno alla filiera, svolgiamo anche un'opera di sensibilizzazione degli enti locali rispetto appunto al ruolo che si diceva prima. Per questo motivo abbiamo sottoscritto alcuni protocolli di intesa con alcuni comuni, nel 19 l'abbiamo fatto col comune di Firenze, nel 21 con l'Astra Assigna, che hanno come riferimento appunto gli obiettivi dell'Agenda 2030. Qual è il motivo per cui facciamo questi protocolli di intesa? Li facciamo perché gli enti locali hanno la competenza nella gestione, per esempio, della manutenzione del verde pubblico che rappresenta un'area importantissima, rilevante, anche non solo come superficie, ma anche come impatto sulla popolazione. E perché appunto coinvolgiamo gli apicoltori attraverso le associazioni. Ci siamo impegnati a promuovere presso ANCI il contenuto di questi protocolli e per questo ringrazio la sindaca Casini, la rappresentante di ANCI, con la quale siamo strettamente a contatto per una quantità sterminata di iniziative e di attività e che ringrazio. E ovviamente abbiamo l'interesse affinché anche i comuni, e quindi plauso a questa iniziativa del comune di Siena, per dare sostegno al settore apistico. Collaboriamo a realizzare una serie di iniziative di comunicazione, a garantire impegni per favorire la vita delle api, ma scusate, io esco dalla presentazione perché ci tenevo a dirvi un paio di cose. La prima, qualche anno fa, non moltissime per la verità, siamo stati chiamati al capezzale dell'apicoltura toscana che era uscita, anzi non era uscita da una crisi, l'ennesima crisi climatica che aveva messo in ginocchio praticamente gli apicoltori toscani. E con un intervento straordinario di microcredito, con un sostegno di 20.000 euro a tasso zero agli apicoltori, riuscimmo in quel momento a sostenere un settore che era veramente in ginocchio. Io però, consentitemi, bisogna faccia una riflessione perché credo che ci stiamo riempendo un po' tutti la bocca di parole legate al climate change, al cambiamento climatico, invitiamo climatologi, invitiamo esperti di cambiamento climatico. Ecco, io suggerisco di invitare un apicoltore a parlarci di cambiamento climatico e se noi ascoltassimo un apicoltore raccontare la sua attività negli ultimi 5 anni, avremmo chiara, evidente il significato del cambiamento climatico. Veniamo da una situazione negli ultimissimi anni in cui di fatto non c'è stata un'annata ordinaria, un'annata normale. Lo scorso anno i dati parlano di una perdita di produzione superiore all'80%, il che vuol dire che abbiamo portato a casa, se va bene, 100%. Un altro tema. Le api che i nostri apicoltori allevano praticamente sono quasi le uniche api che esistono in natura, il che vuol dire che queste specie
devono la loro sopravvivenza esclusivamente al fatto che ci siano degli apicoltori. E quindi non soltanto gli apicoltori assolvono tutte le funzioni che ci ricordano sempre gli slogan e i claims che ascoltiamo nelle varie pubblicità e sui social, ma assolvono la funzione di custodire l'esistenza di questa specie. E per questo dobbiamo assolutamente non soltanto ringraziarli, ma impegnarci affinché continuino a fare questo lavoro. Lavoro che è sempre minacciato, lo dicevo, non soltanto dai cambiamenti climatici, ma anche dalle questa globalizzazione che porta il Covid da un punto all'altro del pianeta, porta anche da un punto all'altro del pianeta altri virus che ne parlavamo ieri con la sindaca Casini, stanno coinvolgendo la filiera suinicola. Alludo ovviamente alla peste suina africana, ma che portano anche ospiti indesiderati, come ad esempio la vespa velutina, un calabrone che semplicemente mangia le api e che viene da fuori. Ecco, su questo noi dobbiamo assolutamente stare vicino a questo mondo, sostenere questi allevatori. Molti dei quali abbiamo visto i numeri, lo fanno per scopo professionale e che richiedono attenzione da parte di tutti, da parte della regione, ma da parte anche degli enti locali. Per questo stiamo lavorando ad una serie piuttosto fitta di progetti per cercare, ad esempio, per esempio, di sostenerli con l'attuazione di polizze assicurative parametriche che in qualche modo consentano di intervenire a dare diciamo il ristoro all'allevatore nel momento in cui ci sono situazioni climatiche avverse. Un esempio su tutti: lo scorso anno, il 7 e l'8 di aprile, ci fu una gelata clamorosa che di fatto incise sulla fioritura dell'acace che azzerò la produzione del miele in quel periodo. Ecco, un'assicurazione parametrica è quell'assicurazione che semplicemente registra le temperature e stabilisce che c'è un danno. E quindi scatta l'assicurazione. Per far questo stiamo sostenendo anche una serie di progetti di innovazione e di ricerca con i gruppi operativi che consentono, per esempio, di posizionare all'interno delle arnie delle bilance di precisione che consentono di capire quando le api escono, quando rientrano, se stanno lavorando, se non stanno lavorando, se producono il miele oppure no. Un altro appello, facciamo attenzione all'origine toscana e facciamo attenzione quando comunichiamo l'importanza del miele a non fermarci alla parola miele, ma ad aggiungere la parolina magica toscano, perché altrimenti si corre il rischio che si corre quando si parla di olio. L'olio fa bene e poi la gente compra l'olio a 3 euro, è extravergine di oliva anche quello. Ecco, noi dobbiamo promuovere l'utilizzo del miele locale, del miele di cui conosciamo l'origine, del miele per il quale molto spesso le associazioni ci chiamano e ci segnalano che ora questo, ora quella catena di grande distribuzione posiziona per esempio un barattolino di miele toscano al prezzo che merita a fianco a un barattolino di miele di origine ignota, il cui prezzo, quando va bene, è un decimo. Stiamo anche attenti all'eccesso di api e bello, nel senso che molto spesso, ma è umano, viene distinto, ci si affeziona all'idea appunto che le api sono belle e quindi risolviamo la partita semplicemente portando i bimbi a vedere cosa plausibile, cosa ovviamente lodevole, portiamo i bimbi a vedere le api, con questo siamo in pace con noi stessi. Ecco, paradossalmente il fatto che api è bello, è veramente molto bello, come dire, acquieta la sensibilità delle persone. Dobbiamo fare un passettino avanti. Api è bello, apicoltori è bello, miele è bello e anche buono. Quindi per questo io ringrazio e sono convinto che questa iniziativa di questa mattina non sia solitaria, ma possa davvero aprire uno spazio anche di confronto tecnico nei confronti diciamo, della sensibilità pubblica e quindi vi auguro buon lavoro e buona agricoltura a tutti.
Ecco qua, ringrazio il dottor Giliberti per l'intervento e soprattutto per i quesiti che ha posto, i due quesiti che io, le due domande, anzi, nemmeno i quesiti, le due riflessioni che ha fatto, che io riproporrò nella parte finale di questo webinar agli agricoltori, agli apicoltori. Infatti, la struttura di oggi del nostro webinar era proprio quello di dare voce non solo ai tecnici, non solo alle istituzioni, ma soprattutto agli apicoltori. Infatti la terza fase del nostro webinar sarà appunto dedicata a loro, a quelle domande, a farci capire dagli attori principali che cosa sono questi pronubi e queste api. Il Comune di Siena, sull'invito appunto del dottor Giliberti, c'è, esiste, ha desiderio di impegnarsi anche in progetti di ricerca, quindi noi mettiamo a disposizione il nostro know-how, la nostra struttura, così come si è auspicata all'inizio del webinar l'assessore Buzzichelli. Ringrazio gli intervenuti di questa prima fase dei saluti istituzionali e passeremo ora a un breve filmato che rappresenta appunto le api. Per poi proseguire con gli interventi tecnici. Invito quindi la regia a inviare nella rete il filmato. Molto tempo fa, quando la Terra era abitata dai dinosauri e l'uomo ancora non esisteva, le api già vivevano sulla Terra. Sono comparse esattamente quando sono comparsi i fiori, perché le api hanno bisogno di fiori e di fiori delle api. Quando poi è arrivato l'uomo, ha sempre cercato di prendere il miele delle api, perché era dolcissimo e lo zucchero non esisteva. Ci provavano l'uomo preistorico, i Maya, gli Egizi, i Greci ed i Romani. Anche nel Salento l'uomo conosceva il miele delle api. Col tempo ha capito che poteva ospitarle in casette di pietra, chiamate vucche, che erano costruite apposta per loro. Melissano, Melendugno, Tiggiano e altri paesi del Salento sono ancora custodi di queste antiche arnie in pietra. Pensate che nell'Ottocento il miele più buono d'Europa era prodotto negli Apari salentini. Ma le meravigliose varietà di fiori che c'erano una volta ora stanno scomparendo e con loro le api. Ogni giorno ne muoiono moltissime a causa dell'inquinamento delle auto, delle fabbriche, dell'uso dei veleni in agricoltura come erbicidi e insetticidi. Anche le onde dei cellulari e dei tablet disorientano le api e loro faticano a ritrovare la strada di casa. Per fortuna ci sono delle persone che ora si prendono cura di loro, sono gli apicoltori moderni. Le vucche in pietra sono diventate delle belle casette colorate in legno e si chiamano arnie. Le api vengono rispettate ed accudite in luoghi lontani dai pericoli. Questi piccoli esserini non sono indipendenti, ma vivono in famiglia, ognuna di circa 50.000 api perfettamente organizzate. Ogni gruppo ha dei compiti ben precisi. C'è solo una mamma ape, cioè la regina. Ci sono i maschi ape, cioè i fuchi, che per lo più fanno i pigroni. Ci sono le spazzine, che fanno le pulizie. Le nutrici, che allevano le larvette. Le ceraiole, che costruiscono i favi di cera. Le magazziniere, che stivano il nettare in arrivo. Le guardiane, che difendono la famiglia dai nemici. E le bottinatrici, che si occupano di raccogliere il nettare dai fiori. Il mondo delle api è incredibile. Lo sapevate che una famiglia di api cerca nettare su una superficie superiore a 1.000 campi di calcio? Che in un giorno visita circa 225.000 fiori? Che per fare 1 chilo di miele le api volano per una distanza che se sommata pari a 6 orbite terrestri? Che comunicano tra loro la posizione dei fiori con una danza? Queste sono solo alcune curiosità su questi straordinari insetti. Con il progetto Sapori Autentici di Comunità, in seno al SAC Porta d'Oriente, Terra Rossa contribuisce alla diffusione di informazioni sul fantastico mondo delle api. Se ne vuoi sapere di più, partecipa ai nostri laboratori, visita il nostro sito, vienici a trovare!
Dopo questo filmato che ci ha rappresentato un po' la storia, l'evoluzione storica della conoscenza delle api e i problemi attuali, passiamo alla seconda parte del nostro webinar con alcuni interventi, non molto lunghi per non tediare gli spettatori, quelli programmati. Passerei subito la parola al dottor Contessi, dottor Contessi che rappresenta l'Osservatorio Nazionale del Miele, e il quale ci parlerà delle iniziative appunto che l'Osservatorio del Miele sta portando avanti per la produzione dei prodotti apistici e la salvaguardia delle api. Ci piace parlare di prodotti apistici e non solo di miele perché, come sentiremo, le api non producono solo miele. Grazie al dottor Contessi, al quale lascio la parola. Buongiorno, intanto saluto tutti e ringrazio gli organizzatori dell'invito. È sempre molto piacevole per me parlare di api e illustrare le problematiche che ruotano attorno a questo mondo. Io adesso utilizzerò alcune slide per rendere un po' più scorrevole il mio intervento. Un attimo per condividere lo schermo. Chiedo confermo che il mio schermo sia stato condiviso. Sì, va benissimo. Grazie, Ok, dottor e Contessi. quindi cerchiamo di procedere in maniera più spedita. Prima di parlarmi, di affrontare gli argomenti di cui volevo parlare oggi, mi preme un attimo molto velocemente fare il quadro dell'apicoltura italiana in questo momento. Quindi mi riallaccio a quello che diceva prima il dottor Giriberto, Giriberti, che ha presentato alcuni dati che riguardano la Toscana. Io presenterò alcuni dati che riguardano l'intero comparto nazionale. Allora, da questo slide vedete qual è il quantitativo di alveari che noi abbiamo in Italia. Vedete, ho portato i dati degli ultimi 5 anni e c'è stato un aumento della presenza di alveari. Siamo partiti 5 anni fa con 1.200.000 alveari circa, per essere attualmente a 1.473.000 alveari. Subito una domanda, ma allora tutto quello che si sente dire, si legge sui giornali, si sente in televisione che le api stanno morendo, non è vero niente? Le api sono aumentate? Attenzione, questo è un dato molto importante. Come diceva prima il dottor Giliberti, le api che stanno morendo sono le api selvatiche. La maggior parte sono api solitarie, ma estremamente importante per il loro ruolo che rivestono nella fecondazione delle piante spontanee, delle piante coltivate e quindi del mantenimento della biodiversità. Noi in Italia ne abbiamo più di 1 miliardo di specie. Ebbene, queste api sono estremamente rarefatte. Stanno morendo anche le api da miele, quelle allevate dagli apicoltori, ma questi cercano di aiutarle, di salvaguardarle e, siccome diminuisce la produzione, aumentano il numero degli alveari che detengono per riuscire poi a produrre meno miele di quello che si produceva qualche anno fa. Quindi ecco, questo è il paradosso, nel senso che per fortuna ci sono gli apicoltori che difendono e allevano le api da miele, le quali non stanno diminuendo proprio perché c'è questo movimento, ma comunque morirebbero anche loro se non ci fosse l'intervento dell'uomo. Per quanto riguarda, ecco, questo grafico dà subito un'idea di chi è che detiene questi alveari. Come diceva prima il dottor Giliberti, la maggior parte di questi alveari sono detenuti da apicoltori che producono reddito, producono miele da mettere in commercio, da vendere ai consumatori. Vediamo allora quanti sono questi apicoltori in Italia. Oggi sono ancora dati provvisori del 2021, verranno poi stabiliti in maniera definitiva fra un paio di mesi.
Ad oggi risultano più di 73.000, ma vedrete che ci andremo ad assestare su un numero ancora maggiore. E anche in questo caso c'è un aumento negli ultimi 5 anni. Siamo partiti da 51.000 apicoltori 5 anni fa per essere oltre 73.000 oggi. Quindi anche questo dimostra che l'apicoltura è viva. Ci sono gli apicoltori aumentano e soprattutto importante l'età media degli apicoltori in controtendenza con tutto il comparto agricolo non tende ad innalzarsi in maniera elevata, cioè ci sono molti apicoltori giovani in questo settore. Anche qui vediamo lo stesso dato, la maggior parte degli alveari sono detenuti da apicoltori professionali. Sono molti di più gli apicoltori hobbisti, ma detengono circa un quarto degli alveari presenti in Italia. Fatto questo quadro, velocemente, che cos'è l'Osservatorio Nazionale Miele che io oggi qui rappresento? Pensate, ha una storia di più di 40 anni, è stato fondato nel 1988, inizialmente con un'iniziativa locale a Castel San Pietro, che era una delle prime città delle api. Ebbene, negli anni è cresciuto e oggi è il centro di riferimento a livello nazionale per gli studi nel settore dell'apicoltura. Ne fanno parte la maggior parte delle associazioni apistiche italiane. E di che cosa ci occupiamo? Del monitoraggio e del miglioramento della qualità, partendo dal concorso, di cui dopo vedremo alcuni particolari, un concorso nazionale sul miele di qualità. Negli ultimi anni analizziamo, perché partecipano al concorso, oltre 1.000 mieli, ci stiamo assestando sui 1.100-1.200 mieli all'anno. Ma a differenza della maggior parte dei concorsi, i campioni di miele che vengono presentati al concorso nazionale, Tre Gocce d'Oro si chiama, vengono tutti analizzati non soltanto da un punto di vista organolettico, quindi per dare un voto, una valutazione sul sapore, sul colore, sull'aspetto, ma vengono tutti analizzati anche da un punto di vista biochimico, e questi dati vengono poi restituiti agli apicoltori. E con questa procedura abbiamo visto che negli anni la qualità del miele italiano è andato via via, di anno in anno, sempre più aumentando. Tant'è che se usassimo oggi il criterio soltanto di 4-5 anni fa, tutti i mieli che arrivano al concorso andrebbero premiati. Tutti gli anni dobbiamo fare l'asticella, perché essendo un concorso ci vuole il primo che arriva. Ma quello che intendo dire è che se fosse una corsa, tutti quanti stanno correndo molto più forte oggi di come correvano qualche anno fa. Ci occupiamo del monitoraggio della produzione del mercato, quindi studi economici sull'impresa apistica, la promozione e l'innovazione del settore, promozione e valorizzazione delle produzioni nazionali, lo studio delle criticità, estremamente importante, le criticità produttive che ogni anno se ne sommano sempre delle nuove, promozione delle buone pratiche agricole per la salvaguardia delle api e degli impollinatori selvatici, e al link che riporto potete vedere, basta poi digitare Informa Miele, entrate nel nostro sito e trovate tutte le informazioni di cui vi parlerò oggi. Quindi questo è il concorso, ho già accennato ai numeri. Teniamo anche una banca dei mieli, perché abbiamo visto che aumentando le conoscenze scientifiche e la valorizzazione del miele ci possono servire dei dati, e anche ci può essere la necessità di andare a fare delle analisi su dei mieli prodotti anche qualche anno fa per vedere la differenza, per cui conserviamo anche un campione di tutti i mieli che arrivano al concorso, oltre alla banca dati delle analisi, delle prove che facciamo. Ecco, questo grafico vi mostra come in questi 40 anni sia andato aumentando il successo del concorso,
ma ripeto, è un concorso che non è fine a se stesso. Quindi è andato aumentando l'interesse degli apicoltori ad avere la conoscenza di come e di che cosa stanno producendo. Pensate che in Italia siamo in grado di produrre una settantina di mieli monoflora, uno diverso dall'altro in funzione della pianta in cui le api hanno bottinato, dell'ambiente in cui le api hanno bottinato. Chiaramente non tutti gli anni 70 tipi diversi, ma una trentina costantemente tutti gli anni. Qui vedete, negli ultimi anni abbiamo raggiunto delle punte, anche nel 2021, pur essendo stato un anno catastrofico dal punto di vista produttivo, ebbene sono pervenuti all'osservatorio più di 1000 campioni. Poi, una volta partecipato al concorso, facciamo la promozione di questi mieli, quindi pubblichiamo una guida, la guida tra gocce d'oro, che è scaricabile anche in tablet, in cellulare, in computer, dove anche il cittadino può andare a vedere dove può procurarsi i migliori mieli d'Italia. Oltretutto abbiamo messo a punto un sistema di etichetta col QR che è in grado di darci tutte le informazioni che riguardano quel miele, quindi luogo di produzione, chi l'ha prodotto, in che zona, con che caratteristiche. Naturalmente pubblichiamo questi dati, queste sono le pubblicazioni degli ultimi anni, andando comunque sulla nostra piattaforma è possibile anche scaricare online tutte queste pubblicazioni o farne richiesta per quanto riguarda quelle stampate. Sulle dinamiche produttive, noi produciamo un report ogni mese su com'è l'andamento produttivo di quell'annata, poi un report di fine stagione, di solito viene pubblicato a settembre, e un report definitivo annuale che sta proprio uscendo in questi giorni. Anche questi report trovate tutte le informazioni che riguardano la produzione, l'annata apistica di quell'anno e non solo. Se entrate nel nostro sito fra qualche giorno troverete il report che riguarda la produzione del 2021. E poi ci sono dei report d'allerta quando ci sono delle emergenze, come è stato nel caso del 2019, come è stato il caso del 2021, e speriamo, ma temo, che potrà essere il caso anche del 2022, visto quali sono le premesse. Poi ci occupiamo di studi sul costo della produzione, sullo scenario globale, valutazione di parametri economici, solo un esempio per tutto. Per tutti ci siamo occupati dello standard output, per chi non sa di cosa si tratta, è quel valore che ha un alveare, che viene dato ad un alveare, e la somma degli alveari posseduti danno il valore dell'azienda la quale, per poter partecipare ai contributi messi a disposizione dal PSR, dal Piano di Sviluppo Rurale, deve superare una certa soglia per non dare contributi a un'azienda che sostanzialmente è inesistente o è hobbistica. Ebbene, questo valore era fino a pochi anni fa di 44, mediamente a livello nazionale, di 44 euro di alveare. L'apicoltore medio che aveva bisogno di avere finanziamenti per sviluppare la propria azienda non riusciva ad entrare nel PSR. Attualmente, con l'attività che ha fatto l'osservatorio assieme all'ISMEA, questo valore è stato portato a 250 euro, con piccole oscillazioni a livello regionale, e voi capite che con 250 euro di valore di alveare è molto più facile per un apicoltore raggiungere e superare quella soglia, gli dà diritto a partecipare ai contributi del PSR. Ulteriori attività, ci occupiamo del, chiaramente non potrebbe essere diversamente nel settore apistico, degli effetti del cambiamento climatico sull'apicoltura, e coordiniamo il tavolo tecnico dell'Intesa Nazionale per le buone pratiche agricole. Di che cosa si tratta? Questa intesa è stata firmata da tutti gli enti che vedete in queste slide,
quindi Confagricoltura, CIA per quanto riguarda le associazioni agricole, UNAPI, FAI per quanto riguarda le associazioni epistiche, ma ci sono anche altri enti, tutte l'Associazione delle Cooperative Italiane, l'Asso Sementi, gli agricoltori che si occupano di produrre sementi per conto delle ditte sementiere, Copagri, Coms, che sono CAI, che sono i controterzisti, Svetap, che è l'associazione dei veterinari che si occupa di apicoltura. Cioè siamo riusciti a mettere attorno a un tavolo tutte quelle figure che operano o comunque hanno a che fare direttamente o indirettamente col mondo dell'apicoltura. E questo tavolo poi vedremo fra qualche minuto alla fine della mia presentazione che risultati sta dando. La stagione produttiva 2021, lo accennava prima il dottor Giliberti, è stata disastrosa. Perdite di produzione, mancato reddito, quindi non solo in Toscana, ma proprio a livello nazionale. Perdite di famiglie per fame. Nel periodo della produzione molti apicoltori hanno perso le famiglie per fame, cosa che credo non fosse mai successo almeno negli ultimi decenni. E quindi probabilmente non era mai successo che nel periodo produttivo, mi riferisco al periodo produttivo, quello che dovrebbe essere il momento in cui le api producono miele, che le api morissero di fame. Questo ha generato un enorme aumento di costi, quindi non solo la mancata produzione e quindi il mancato reddito, ma un aumento dei costi dell'azienda apistica, perché per poter far sopravvivere le api gli apicoltori hanno dovuto nutrire artificialmente con siroppi di zucchero. E addirittura ci sono state perdite di api dovute proprio al caldo in Sicilia, dove alveari sono morti perché le temperature sono arrivate in prossimità di 50 gradi centigradi. Giusto questa slide per avere un'idea di che cosa significa questo mancato produzione. La caccia, si diceva, non è stata prodotta nel 2021. Qui vedete la produzione media attesa sui 20 kg ad alveare e quella reale del 2021 che è poco superiore a 2,5 kg. Ma questo è avvenuto a livello nazionale, quindi sia nel nord Italia che al centro che al sud. Gli agrumi, che è l'altra produzione importante per il sud, produzione media di superiore a 22 kg di alveare, l'anno scorso siamo a livello di 3,7, meno di 4 kg di alveare, con produzione azzerata in Sicilia, ma la media è leggermente rialzata perché si è prodotto qualche cosa in Puglia. La Sulla, che è la produzione principale in centro Italia, da 25 kg siamo l'anno scorso passati a 7,5 kg. I millefiori, che è la produzione che avviene a livello di tutta Italia, quindi in tutte le regioni, da una media di 15 kg siamo l'anno scorso a meno di 6 kg. Questo direi che è una slide che ci dice cosa è successo l'anno scorso. Purtroppo questo andamento non è tipico solo del 2021. Qui vedete le oscillazioni della produzione di miele e questi sono dati raccolti dall'osservatorio perché nessun altro ente in Italia è in grado di fornirli, perché non esiste una statistica seria fatta dall'Istat sostanzialmente, come succede in tutti gli altri comparti agricoli. Perché è facile calcolare la produzione di grano, è facile calcolare la produzione di mele, faccio per fare degli esempi, ma è molto molto difficile calcolare la reale produzione di miele. Ebbene, vedete le oscillazioni negli ultimi 5 anni, dal 2012, quindi abbiamo messo l'ultimo decennio, abbiamo delle punte che si avvicinano ai 25.000 kg, abbiamo avuto anche punti di 35.000, ma quello non lo consideriamo, è stato un anno veramente eccezionale in positivo, ma vedete che la media si aggira fra i 15 e i 20.000 kg annuali.
ma quando andiamo sotto a questi valori, chiaramente l'apicoltore non è più in grado di fare reddito e non è più in grado di l'azienda. L'apicoltura italiana avrebbe tanti punti di forza: l'elevato numero di alveari, l'elevato numero di apicoltori professionali, l'elevata diversificazione delle produzioni. Vi dicevo, siamo la nazione al mondo in grado di produrre maggiore tipologie di mieli. Questo grazie all'enorme variabilità climatica del nostro ambiente, chiaramente. Sappiamo tutti come è fatta l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. C'è un crescente ricambio generazionale fra gli imprenditori apistici e un livello medio di istruzione elevato sopra la media degli agricoltori italiani. Abbiamo un efficiente sistema di registrazione che ci dice qual è la reale consistenza degli alveari e degli apicoltori in Italia, cosa che almeno una volta spezza una lancia a favore dell'Italia, che non hanno gli altri paesi europei. Quindi la maggior parte degli altri paesi europei vanno ancora a sentore di quello che è la loro produzione, il loro numero di alveari. L'Italia invece in questo settore è estremamente precisa. C'è un importante tessuto associativo nazionale, anche se dopo c'è una slide che fa vedere un piccolo difetto di questo settore. Molti apicoltori biologici nel settore apistico, presenza nella filiera di significative eccellenze di cooperazione. Abbiamo la cooperativa più importante a livello europeo che produce miele. Dottor Contessi, mi perdoni, sì. Se la disturbo, le chiedo la possibilità di stringere il suo intervento per dare spazio anche agli altri. Ok, no, ma sono la conclusione. Grazie. Soltanto per dirvi che ci sono anche però molti fenomeni negativi, di alcuni ne abbiamo già parlato in precedenza, e di che cosa invece fa l'osservatorio nel settore della difesa delle api per quanto riguarda le morie e l'impatto negativo che ha l'agricoltura industriale sull'apicoltura. Solo questa slide per dire che nel nostro sito trovate delle linee guida per la salvaguardia degli impollinatori e delle tabelle sulla tossicità nei confronti delle api di tutte le sostanze attive utilizzate in agricoltura, perché abbiamo condiviso col settore agricolo che questi strumenti sono utili non soltanto agli apicoltori, ma anche agli agricoltori coscienziosi che non vogliono causare danni. Mi posso fermare qui. Grazie dell'attenzione. Grazie, dottor Contessi. Ci dispiace non averle dato lo spazio che si meritava questo intervento, perché la metodologia dei webinar è mordi e fuggi. Il Comune di Siena però è già intenzionato, post pandemia, quindi speriamo successivamente il 31 di marzo di poter organizzare anche un evento in presenza, al quale rinnoviamo appunto gli inviti a tutti i partecipanti di oggi, e anche per uno scambio in presenza di informazione e sensibilizzazione su questi problemi. Invito gli altri relatori a stare nei tempi programmati, onde evitare poi di stringere troppo quello che è la tavola rotonda, e chi ha desiderio da parte degli spettatori di fare delle domande può tranquillamente utilizzare su Facebook o su YouTube, che al termine di questo blocco di interventi dalla regia verranno formulate ai nostri relatori. Lascio la parola al dottor Valleri, che ci parlerà dell'apicoltura urbana con alcune idee ed esperienze. A te Michele per l'intervento. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questa interessante iniziativa. Condivido lo schermo e vado veloce perché immagino i tempi siano stretti. Allora sì, parliamo di apicoltura urbana. Beh, intanto che cos'è? Beh, lo dice la parola stessa, è la conduzione degli alveari all'interno delle città e quindi in un ambiente urbano. Ci sono tantissimi esempi ed esperienze, è impossibile riportarli tutti, ma basta andare su internet per trovare testimonianze da
da tutte le città in tutti i continenti, New York, Tokyo, Parigi, Sydney, Città del Capo. Insomma, sono tanti gli apicoltori che si trovano in città e che portano i propri alveari in questi ambienti. Ad esempio a Parigi sono famosi gli alveari, sono Notre Dame, ma in realtà si contano circa 1000 alveari solo nel territorio parigino. Ma ecco, ci sono una serie di domande che è necessario porsi quando si parla di apicoltura urbana. Le api possono vivere in città? Non è certo l'ambiente che immaginiamo per loro. Quindi quali sono i rischi di questa convivenza api e uomo e quali vantaggi possono avere le api e gli apicoltori e la cittadinanza? Cerchiamo un po' di vedere questi tre aspetti. Beh, alla prima domanda, le api possono vivere in città? Dalle esperienze trasmesse, da quello che vediamo attraverso le testimonianze degli apicoltori, sembra proprio di sì. Però ecco, bisogna dire che le api non vivono in un recinto, le api possono uscire dall'alveare e le bottinatrici vanno a raccogliere il nutrimento sotto forma di nettare e polline in un'area molto vasta. Le api bottinatrici possono allontanarsi dall'alveare in un raggio di 3 km, ma in realtà possono spingersi molto più in là se in questo raggio non c'è del nutrimento. Quindi le api possono andare a coprire una superficie molto vasta. Se io ipoteticamente metto gli alveari sulla Torre del Mangia a Siena, se il comune me lo fa fare, io mi offro volontario, però possiamo vedere da questo grafico che nel raggio di 3 km le bottinatrici possono anche andare in un ambiente fuori da quello urbano. Quindi è vero, la loro casa, l'arnia è in ambiente urbano, ma le api possono andare appunto dove vogliono. Lo stesso esempio si può fare per Firenze, mettendo ad esempio le api in Piazza Duomo. Ovviamente in Toscana le città non hanno una superficie così estesa e quindi le api possono appunto volare anche nelle colline circostanti e trovare un ambiente agricolo o un ambiente con boschi, con vegetazione quanto mai diversa. Però anche se le api vanno a cercare il polline, il nettare dai fiori all'interno della città, effettivamente dobbiamo considerare che in molte delle nostre città ci sono strade e viali che ospitano spesso i tigli, che sono una fonte importante di nettare per le api. I parchi e i giardini in realtà hanno alberi da frutto, piante come trifogli, fiori come il tarassaco, papaveri, insomma c'è una certa biodiversità. Anche gli stessi terreni o prati incolti, che magari a colpo d'occhio piacciono meno del pratino all'inglese, però appunto anche le superfici al momento non lavorate dall'uomo possono dare una diversità, una biodiversità di specie che alle api piace. Ci sono molti studi, ne cito uno: a Udine sono state, nella città di Udine sono state rilevate 358 specie botaniche e ben 304 erano di interesse apistico. Quindi anche all'interno della città le api possono comunque andare a trovare delle fonti nutritive. Anche gli apicoltori che per lavoro spostano gli alveari possono, in alcuni casi, prendere la città come dimora per le proprie colonie di api per alcuni periodi. Ad esempio, effettivamente in città durante l'inverno, a causa dell'urbanizzazione, le temperature sono più alte e quindi alcuni apicoltori possono scegliere di far passare l'inverno a ridosso dei centri abitati proprio per far stare le api a contatto di temperature più miti. Oppure appunto per raccogliere alcuni monoflora di pregio, come appunto il tiglio o altre specie come ailanto, la robinia, oppure fare il millefiori. Beh, ovviamente tutto ciò non è esente da rischi, cioè la convivenza api e città non è sempre idilliaca, non è sempre facile, in primo luogo per la gestione della sciamatura. Le api tendono a sciamare, ovvero da un alveare, da una colonia, la regina vecchia esce con
accompagnata da un numero consistente di operai e va a colonizzare nuovi ambienti. È chiaro che in ambiente urbano andrà a occupare luoghi come le grondaie, il cassone dell'avvolgibile del vicino, o come vedete in foto, qui sto recuperando una colonia all'interno di un locolo di un cimitero. Quindi ecco, è chiaro che questo non è sempre piacevole perché si ritrova le api in casa. Oppure durante alcuni mesi dove c'è più siccità, dove le fioriture effettivamente non ci sono, ad esempio ad agosto, le api vanno a cercare qualche nutrimento surrogato, come può essere appunto la lattina di bevanda zuccherina o la carta del gelato, e quindi possono andare anche all'interno della spazzatura, ad esempio, è successo. E poi ovviamente le api possono andare incontro a morie dovute a trattamenti fatti nei piccoli giardini da parte di privati. Magari questi trattamenti vengono fatti quando ci sono piante in fioritura e quindi le api intercettano il pesticida, oppure anche trattamenti per il controllo delle zanzare che vanno appunto a provocare morie anche alle api. Per quanto riguarda la sciamatura, vado brevemente, ma cito l'esempio di Firenze, non dell'anno scorso, dove appunto la gelata tardiva ha limitato la sciamatura, ma del 2020, dove nella prima settimana di giugno gli apicoltori urbani di Firenze hanno raccolto 64 segnalazioni di sciami, quindi 64 cittadini avevano visto gli sciami vicino alla propria abitazione. Nella foto vedete uno sciame posato su un tendone di un mercato di fronte a Piazza del Duomo a Firenze. Quindi ecco, ovviamente gli apicoltori si danno da fare per il recupero di questi sciami, però non tutti vanno a buon fine, alcuni vengono avvelenati dal cittadino magari impaurito, e quindi è una problematica da gestire, e con le associazioni e con i comuni stiamo collaborando per creare una rete di pronto intervento, e ci sono delle difficoltà, ma insomma stiamo andando tutti verso l'obiettivo. Chiaramente, ecco, per quanto riguarda la sciamatura è necessaria una gestione attenta da parte dell'apicoltore. Io ci tengo sempre a precisarlo, l'attività di apicoltura, sia fatta a livello professionale ma anche hobbista, ha bisogno di una preparazione intensiva, partecipare a corsi, fare pratica, informarsi, aggiornarsi costantemente. Non ci si improvvisa apicoltori, perché appunto è un'attività altamente qualificata, e se uno la fa a cuor leggero appunto può far danno ad altri colleghi, e eccetera. Ci vuole anche certamente un impegno da parte dei comuni, e insomma questi protocolli d'intesa, queste iniziative ovviamente fanno ben sperare il settore, perché effettivamente bisogna cercare di promuovere delle pratiche che vedono una corretta gestione del verde urbano, magari favorendo specie nettarifere per favorire gli impollinatori, non solo le api, una corretta gestione delle potature, delle alberature, appunto cercare di potare in modo non con pratiche intensive, ad esempio i figli, privandoli della fioritura per gli anni a venire, e ci vuole un'attenta gestione della problematica zanzare con prodotti che non vanno a danneggiare le api e gli impollinatori. Un esempio ce ne sono tanti in realtà, questa è una foto scattata in California, ma si fa anche in Inghilterra. Nei giardini pubblici vengono lasciate delle piccole zone incolte, che appunto, come dicevo prima, a colpo d'occhio magari non sono gradevoli come il pratino all'inglese, ma favoriscono una biodiversità e un susseguirsi di fioriture che possono aiutare gli impollinatori. Quindi, insomma, quali sono le opportunità? E abbiamo visto un po' quali sono i vantaggi per gli apicoltori, però ecco, gli apiari in città
attirano la curiosità di chi vive la città. Io dico sempre che non basta un apiario per salvare un territorio, non basta mettere le api per dire siamo protettori di biodiversità, però effettivamente creare un apiario, ovvero un luogo dove ci sono le api, magari all'interno di uno spazio pubblico, contribuisce a rendere quello spazio più vivibile e inclusivo. Con l'associazione ARPAT abbiamo installato degli apiari didattici nel comune di Firenze, Bagno a Ripoli, e stiamo facendo varie iniziative anche con altri comuni, e sicuramente stanno avendo successo. Perché? Perché si cerca di far crescere nella cittadinanza la consapevolezza di quanto sia importante la presenza delle api e il ruolo che hanno come sentinelle del benessere e per la tutela ambientale. Quindi è un messaggio che si cerca di trasmettere ai cittadini e alle generazioni future, perché attraverso appunto poi l'apiario didattico possiamo affrontare meglio temi di importanza ambientale. E poi ovviamente per l'apicoltore può essere importante, perché può promuovere il consumo di miele e i prodotti dell'alveare del territorio. Inoltre, data appunto la caratteristica che abbiamo visto in precedenza delle api di andare a raccogliere il polline e il nettare in una superficie molto vasta, però delimitata, possono essere idonee per come bioindicatori ambientali, ovvero appunto le api raccolgono particelle di polline, nettare, e quindi questi elementi, e le api stesse, possono essere analizzate per vedere se in quell'ambiente ci possono essere dei contaminanti tipo piombo, in che percentuali, e valutare appunto la qualità dell'ambiente in quella zona. Inoltre, attraverso le analisi melissopalinologiche, ovvero dei pollini, della composizione del nettare, potremo anche fare una fotografia della flora presente nel territorio, ovvero cosa trovano le api, cosa raccolgono in quel mese dell'anno, che piante sono in fioritura. Insomma, possiamo avere tutta una serie di risposte e avere così uno screening dell'ambiente, in questo caso dell'ambiente urbano, per capire appunto in che situazione siamo e cosa possiamo fare magari per migliorare certi parametri che possono apparire non idonei. Cito un altro progetto, a tal proposito è il progetto Nomadi App, che sta conducendo l'ARPAT e prevede il posizionamento di alcuni alveari in varie zone, non solo nel contesto urbano, anche se li abbiamo posizionati anche a ridosso dei centri abitati. Sono alveari che hanno all'interno delle centraline che permettono la misurazione del peso dell'arnia, e il peso è importante per capire quanto le api si stanno sviluppando, perché ovviamente se le api trovano delle fioriture importano nettare e il peso dell'arnia aumenta, e quindi c'è prova che in quell'ambiente le api trovano di fatto da mangiare. Oppure parametri di umidità interna e temperatura interna. Le api cercano di mantenere questi parametri in equilibrio, e questo gli serve appunto per la loro biologia, per allevare la covata che deve stare entro alcuni parametri di temperatura e umidità, e ovviamente questi parametri vengono confrontati con una stazione agrometeorologica posizionata nelle vicinanze dell'apiario, per vedere appunto come le api si comportano con gli sbalzi delle temperature esterne. Inoltre, appunto, sempre in queste postazioni viene fatto il monitoraggio ambientale attraverso il prelievo di campioni di miele e polline, proprio per vedere la possibilità di possibili inquinanti nel territorio. Non solo questo, viene fatto anche un monitoraggio di eventuali predatori. Ad esempio, è arrivato da qualche anno in Italia la vespa velutina, che è un calabrone asiatico che di fatto è specializzato nel predare le api, e quindi ci sono attraverso il rilevamento di alcune frequenze si riesce a capire
l'arrivo del predatore, e poi il monitoraggio fenologico, ovvero la progressione delle fioriture, e questo ci è utile per capire in un determinato ambiente, con i cambiamenti climatici, cosa sta accadendo alle piante da cui le api appunto traggono il nutrimento, e in tutto combinato appunto con le previsioni meteo. Ecco, ce ne sono tanti di esempi, ho citato questo perché appunto ci stiamo lavorando e cerchiamo appunto di dimostrare come le api possono essere delle vere sentinelle ambientali e siano di fatto un organismo da tutelare e salvaguardare. Ecco, mi avevate detto che c'era poco tempo, io non so se ho corso troppo, però spero che il messaggio sia arrivato. Io devo ringraziarti tantissimo perché mentre parlavi, oltre al fatto che hai fatto delle slide che sono veramente molto comprensibili, ho avuto due momenti di lucidità, di apertura. Il primo è il fatto dell'impegno che devono avere i comuni nei confronti di questi pronubi, di questi insetti. Il comune di Siena, grazie a Dio, aderendo all'iniziativa Comuni Amici delle Api, ha l'obbligo di utilizzare per la disinfestazione prodotti contro le zanzare che non siano appunto nocivi per le api, e questo già da alcuni anni lo sta facendo. Ma soprattutto l'adesione ai Comuni Amici delle Api ci ha portato anche a fare dei ragionamenti sulla gestione, sulle nuove opere, parliamo delle rotonde, che sono quelle che in questo momento il comune ne è responsabile, di inserire all'interno appunto delle piante che siano mellifore e quindi che possano essere di aiuto al proliferarsi di questi animali, ma soprattutto per dargli appunto degli alimenti. Noi da parte nostra ce la mettiamo tutta. L'altra cosa che mi ha fatto molto piacere è questo fatto di tutte queste iniziative, soprattutto il vedere una fotografia di Siena con la possibilità, con questi campi e con la Torre del Mangia all'orizzonte, poterli vedere anche occupati da qualche arnia per sviluppare questo tipo di cura delle api all'interno dello spazio urbano. È un nostro desiderio. Credo di raccogliere quanto ha detto l'assessore Buzzichelli all'inizio dell'intervento. Noi desideriamo, dopo questa prima fase conoscitiva e di informazione della popolazione, cominciare a lavorare con una progettazione insieme all'associazione degli apicoltori, all'associazione degli apicoltori e degli agricoltori, con soggetti tecnicamente preparati come puoi essere te, con soggetti scientifici come l'università, per fare appunto un programma di miglioramento e valorizzazione dei pronubi, perché dobbiamo far capire che i pronubi non sono non sono insetti che danno il fastidio estivo, ma sono coloro che a noi ci danno la vita, ci aumentano la biodiversità, e da tecnici sappiamo bene quanto sia importante aumentare, migliorare e valorizzare la biodiversità. Quindi un grazie particolare a Michele per il suo intervento, e lo ringrazio anche se l'ho costretto a restringere i propri tempi. Grazie a voi, quando ci sono domande, insomma, siamo qua. Al termine di questo gruppo sicuramente alcune domande, mi dicevano dalla regia che già qualcosa è venuto fuori. Quindi ora lascerei invece la parola a Francesca Bonacurelli, che invece affronterà un altro tema, cioè il miele come alimento della cucina contadina. Miele che fa parte di quella che può essere la famosa biodiversità agroalimentare, e che a me piace molto, perché parliamo di biodiversità e l'associamo alla biodiversità biologica, quando invece di biodiversità dobbiamo cominciare a parlare di biodiversità biologica collegata alla biodiversità agraria e quindi anche alla biodiversità agroalimentare. A te Francesca, rinnovandoti l'invito di stare sui tempi concordati. Grazie a te.
Grazie mille di avermi invitato e cercherò adesso di essere piuttosto veloce, ho delle slides anche leggere che così mi aiuteranno nel discorso. Intanto voglio ringraziare subito Gennaro Giliberti che ci ha citati, ha citato noi apicoltori e come persone proprio in grado di dare un monitoraggio della situazione. Io sono apicoltrice da oltre 20 anni, da 25 anni e quindi ho visto con i miei occhi, ho toccato con mano quale sia la situazione e le api sono veramente l'elemento che serve a monitorare tutto quanto. Noi sono appunto 20 anni, la difficoltà che abbiamo incontrato fare l'apicoltore 20 anni fa non è assolutamente fare l'apicoltore oggi. È vero, ci siamo evoluti, come hanno detto i miei illustri predecessori, ci siamo evoluti, era un'apicoltura più semplice e adesso siamo tutti molto più informati, ma quello che sarebbe proprio importante è ascoltare gli apicoltori. Vado a condividere lo schermo. Ecco, allora, sono chiamata a parlare di cucina stamani da apicoltrice, quindi mi presento, sono Francesca Buonagurelli e sono una cuoca contadina. E per essere cuoca contadina bisogna essere un agricoltore, quindi un'agricoltrice nel mio caso, e quindi avere un'azienda agricola alle spalle ed essere anche agriturismo, quindi ricevere gli ospiti. Quindi la mia azienda agricola si chiama Al Beneficio, produciamo principalmente miele e quindi appunto, come ho detto, sono più di 20 anni che sono un'apicoltrice, faccio parte di quella schiera di apicoltori anziani ormai, ho cominciato che ero ancora giovane, ma adesso sono nella categoria apicoltori anziani. Siamo a Barga, nella Valle del Serchio, che ha tutta una sua particolarità, infatti produciamo principalmente miele di acacia, quando si fa, quando c'è la possibilità di raccoglierlo, e il miele di castagno. Poi ci sono anche altre fioriture, ma come sappiamo da apicoltori esperti, quando le fioriture sono così massive, sono così preponderanti, delle altre fioriture le api se ne fregano un pochino, diciamo. Ecco, quindi il nostro miele della tradizione, che è bello forte e balsamico, come viene qui nella Valle del Serchio, nella Garfagnana, è uno dei nostri vanti, e la caccia purtroppo la facciamo quando riusciamo a farlo, perché il cambiamento climatico porta sempre di più ad avere piogge sui primi mesi. Produciamo anche olio, e ci sono circa 300 piante di varietà antiche, quindi l'apicoltura riesce a collaborare in questa operazione. Certo, le api e l'olivicoltura vanno molto d'accordo. La mia azienda agricola riceve con l'agriturismo ospiti da tutto il mondo, siamo un piccolo angolo nascosto della Toscana e è una cosa molto importante essere agriturismo, ad ora arriverò al miele, però noi siamo una porta d'ingresso per il mondo agricolo. E quindi questo dà la possibilità a noi agricoltori, a tutto il nostro territorio, di essere i primi a interloquire con chi viene dall'estero, dall'esterno. E quindi io ho questa grande opportunità di poter far assaggiare il mio miele a chi ha sceso all'aeroporto ed è montato nella propria macchina, è arrivato da me e può mangiare il miele subito, direttamente da me, senza neanche aver mangiato magari una bistecca alla fiorentina, assaggia per primo il mio miele. Quindi questo è una cosa di cui sono sia orgogliosa sia cosciente, che è un buon punto di partenza. Non ci dobbiamo mai dimenticare quelle che vedete là nello sfondo, non so se riuscite a vederle sotto il panorama di Barga, sono appunto acacie fiorite, che noi siamo presidio del territorio, quindi chi fa cucina contadina è pur sempre lì a presidiare un territorio, quindi anche l'apicoltura, che non si risolve mai nella sola apicoltura, o perlomeno solo in pochissimi casi, fa comunque un presidio del territorio.
e quindi ricordiamolo questo anche a chi ci sta vicino di casa. Quindi il mio orto e le altre mie attività beneficiano dalla mia attività apistica. Quindi tornando e partendo appunto dalla cucina, io come cuoca contadina cucino soltanto prodotti locali, come vuole la legge, locali prodotti nella nostra Toscana. Non sono tutti i miei prodotti, ovviamente, perché io principalmente, appunto, come ripeto, faccio olio e miele, miele e olio per e quindi utilizzo i prodotti anche dei miei vicini di casa, dei miei conoscenti, dei miei colleghi. Scelgo i miei prodotti personalmente e li trasformo in una cucina che è sì tradizionale, ma è anche creativa, perché ormai la cultura in cucina è vasta. Ovviamente mi appoggio alla stagionalità, e questo lo consiglio a chiunque si appoggi, si affacci alla cucina, sia contadina sia normale, diciamo tradizionale. I miei piatti attingono soprattutto alla storia personale. Quindi adesso comincerò a farvi vedere alcuni piatti e poi farvi venire fame, perché cominciano ad essere 11:30. Questa è una marmellatina, diciamo, di violette, adesso fatta adesso nel campo. Sono violette spontanee che vengono cucinate insieme a delle mele tradizionali, mele della tradizione, mele antiche, qui ci sono le mele casciane, con il miele di acacia, e poi dopo io le abbino ad un formaggio stagionato locale. Ci ho messo anche qualche nocciolina. Cosa fa il miele? Quali sono le caratteristiche, cosa sono le cose che si possono fare con il miele? Con il miele si può addolcire, ovviamente, quindi usarlo semplicemente come dolcificante. Si può abbinare ad altre cose, quindi miele e formaggio, come abbiamo visto anche prima, abbinato in genere ai formaggi. Adesso è una cosa che siamo finalmente riusciti a far entrare anche nell'ottica dei turisti. Io che sono qui da più di 20 anni so che prima di far capire che la sapidità del formaggio si abbinava perfettamente con la dolcezza del miele, con la dolcezza e l'amarezza di un miele di castagno, ci è voluto del tempo per farlo capire a un americano, a uno straniero. Adesso arrivano e lo vogliono proprio. Si possono fare cose in agrodolce, quindi abbinandolo a qualcosa di acido come l'aceto. Scusate, vado col propoli perché se no non riesco a parlare. Ecco, si può caramellare, quindi far raggiungere a questi zuccheri delle alte temperature, per cui cambiano di stato e diventano così saporiti e così gustosi, e danno anche una consistenza più croccante al cibo che andiamo a caramellare o caramellizzare, come si dice. Servono a bilanciare, con il miele si può bilanciare certi altri sapori che sono nei nostri piatti. E con il miele si può aromatizzare, se per esempio prendiamo dei mieli molto profumati, chiaramente possiamo usare l'acacia che non fa variare il gusto, serve solo a dare zucchero, è così lieve e delicato il profumo dell'acacia che lo possiamo usare come dolcificante. Ma quando andiamo a usare dei mieli con delle grosse parti aromatiche, chiaramente quelle le ritroveremo nel nostro piatto e dovranno essere quindi pronte a bilanciare. Mi viene la tosse. Il miele serve anche quindi a dare una certa consistenza, quindi se noi abbiamo bisogno di consistenza nel nostro piatto, possiamo usarlo anche come, userò una brutta parola, come collante, no? Serve quindi a rendere più vischiose le cose e a dargli quindi una consistenza maggiore. Il miele serve anche a conservare, sappiamo queste belle, ci sono queste belle barattoli di nocciole con all'interno il miele, sappiamo tutti delle qualità antisettiche, antibiotiche che hanno i prodotti dell'alveare, e quindi ne possiamo approfittare per conservare altri prodotti.
Ci sono mieli che sono liquidi, mieli che sono pastosi, mieli che sono cristallizzati. Tanto mi spendo io quando abbiamo le scolaresche o anche turisti nello spiegare che ci sono tanti tabù sul miele, sulla cristallizzazione, sulla su quello che è liquido. Alcuni, gli scozzesi per esempio, quando affrontano un miele liquido come quello di acacia, pensano che noi aggiungiamo ovviamente dell'alcol, ovviamente lo dico nell'ottica di chi viene dalla Scozia, che è abituato a un miele di erica che è sempre molto cristallizzato, e quindi tanto mi do da fare a spiegare che sta in questa percentuale di fruttosio o glucosio che sono all'interno di ogni tipo di fioritura per dare queste consistenze. E noi, dal punto di vista culinario, di queste consistenze che hanno i vari mieli ne possiamo approfittare per andare incontro ai gusti che vogliamo proporre. Io per esempio, una cosa che consiglierei a chiunque si affronti la cucina con il miele è di rimanere sempre personali, di rimanere sempre nel nostro ambiente, quindi dove viene usato, dove viene prodotto, dove viene anche mangiato questo miele. Questo è un angolo della mia azienda agricola, e così è come io presento gli assaggi dei mieli che faccio, li abbino a formaggi del territorio. Questi nella fattispecie sono formaggi che vengono da non più di 3 km di distanza da casa mia, ed io li offro con il miele di acacia in favo o col miele di castagno in favo, o se no con piccoli stuzzichini, però sempre serviti nel loro contesto. Le arnie non potete vederle, ma sono proprio a pochi metri, a 5 metri da questo luogo dove faccio l'assaggio. E un altro esempio di ricetta, per esempio, potrebbe essere su questo risotto agli asparagi, dove quando si va a fare la tostatura del riso per insaporirlo, aggiungo miele, viene quindi tostato anche con un miele di acacia. Io al castagnaccio tradizionale, di cui sono molto golosa e che tutti i miei ospiti mi chiedono sempre di fare, aggiungo il miele di castagno. Ora, è ovviamente questo per chi non lo sapesse, cioè il frutto della castagna non ha quasi niente a che fare con il fiore, cioè il frutto della castagna poi lavorata ha un gusto dolce ed affumicato dato dal metato, si chiama qui da noi, dove viene seccata la castagna. Non avrebbe in qualche maniera niente a che fare con la dolcezza amara del castagno, mentre invece queste due cose messe insieme si sposano a sottolineare che sono proprio dello stesso prodotto e che lì dovevano vivere insieme nello stesso prodotto. In una bella pizza fatta con elementi semplici come rosmarino e limone, a caldo, proprio quando esce dal forno, si può mettere una bella spolverata di miele millefiori e veramente il profumo salta subito al naso insieme al calore della pizza stessa appena sfornata. Un cucchiaio di miele. Francesca, sono scaduta. Mi dispiace, anche perché l'ora è tarda, ma è anticipatoria del cibo, quindi ti chiederei la cortesia di concludere. Vi saluto. Grazie. Vi saluto, il miele in televisione, me lo porto sempre dietro, insegno nei corsi di cuochi contadini, e con questo vi saluto e vi do anche il buon appetito e vi ringrazio di avermi concesso questo spazio. Grazie a te per averci raccontato la tua esperienza e di come si collocano le api all'interno anche della catena alimentare, perché poi non ci dimentichiamo che le api sono quegli animali che producono il 99% degli alimenti che vengono utilizzati dall'uomo. Questo significa che voler bene agli animali, alle api e agli insetti pronubi è voler bene a se stessi, e non porre attenzione oggi a questi problemi è una responsabilità, a mio avviso, sociale di coloro che operano nel settore, quindi gli agricoltori, gli apicoltori, noi dal punto di vista tecnico, quali biologi, quali gli enti pubblici,
proprio perché sono coloro che devono gestire la cosa pubblica. Quindi il Comune di Siena, attento a questa cosa qua, ha voluto fortemente intraprendere questo percorso. I comuni in Toscana che hanno aderito a questi a questa iniziativa di Comuni Amici delle Api sono in tre, e noi auspichiamo che di essere i primi di una lunga serie, perché porre attenzione a questi problemi è andare incontro verso il settore primario, quindi quello della produzione, gli agricoltori, gli apicoltori, quali allevatori di questi animali utilissimi alla vita dell'uomo, ma soprattutto è voler bene a noi stessi. E quindi detto questo, ti ringrazio nuovamente e lascerei invece la parola ad Alessio Fantozzi, il quale ci racconterà e quindi metterà in pratica alcuni ci dirà appunto, ci racconterà come ha messo in pratica alcune azioni per quanto riguarda l'apicoltura urbana e come questa possa convivere in modo sostenibile con la città. A te Alessio, e grazie per il tuo intervento e per la tua testimonianza, che ci sarà utile per eventuali progettazioni da fare in Siena, se vogliamo mettere insieme cittadini ed api. Buongiorno a tutti, volevo intanto ringraziare le istituzioni, Comune di Siena, Regione Toscana, per aver puntato il focus su questo importantissimo aspetto, perché le api ora hanno veramente bisogno di una particolare attenzione. E un ringraziamento anche a Coldiretti e a mia associazione che mi ospita oggi, insomma, di cui faccio parte, e l'ARPAT, l'altra associazione di apicoltori, rappresentata anche da Michele e da Duccio, che parlerà dopo. E come mi ha presentato il dottor Biagiotti, sono Alessio Fantozzi, sono il titolare di un'azienda agricola a carattere prettamente apistico nella provincia di Siena, che opera anche nel comune di Siena, oltre che ben 4 apiari della nostra azienda sono all'interno di quel cerchio rosso che ha delineato prima Michele, che mi ha preceduto in una delle sue slide. Quindi 4 dei nostri apiari a livello effettivo operano entro, diciamo, un raggio di meno di 3 km dalle mura, dalla cinta muraria del centro città. Per questo si parlerà un attimo anche di apicoltura urbana, anche se poi effettivamente, diciamo, la nostra apicoltura non è proprio urbana, perché è un'apicoltura, un'azienda apistica da reddito, un'azienda apistica che opera da svariati anni nel settore. Mi sentirei parlare al plurale, anche se l'azienda è a carattere personale, perché io opero, cioè il babbo che da pensionato mi dà un aiuto, ma principalmente sono io che opero in azienda, ma mi sentirei parlare al plurale perché la mia azienda è un'eredità che ho ricevuto da quasi 50 anni dal nonno, che negli anni 70 ha iniziato a fare questo tipo di attività apistica, all'inizio per passione, poi dopo prendo l'azienda nel 75 in Coldiretti, e in merito a cui vi posso raccontare anche un aneddoto per farvi capire da dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati, perché negli anni 70, quando andavo a fare la denuncia di inizio attività, gli chiesero quante api allevava e il nonno rispose con 30 alveari, e loro dissero: no, ma vogliamo sapere quante api fisicamente. Lui disse: va a raccontarle lei, perché insomma ogni alveare si tratta da un minimo di 8-10 mila per arrivare anche a 50-60 mila api, quindi potete capire che il range sia molto variabile. Insomma, questo era per strappare un piccolo sorriso in questi giorni in cui c'è particolarmente bisogno. E niente, dal nonno poi passava la mamma, poi dopo la mancanza della mamma portavo avanti io l'azienda, e lavorando principalmente, come ho detto, in provincia di Siena abbiamo 12 postazioni, e essendo, non sono un tecnico, perché non mi definisco un tecnico, perché la mia formazione è venuta sul campo, perché come avendo 40 anni e essendo vissuto sempre in ambiente apistico, la mia esperienza si è formata sul campo, soltanto che sul campo ci stiamo accorgendo con gli anni che passano e ogni giorno sempre di più che la situazione sta cambiando.
sta cambiando non solo per i cambiamenti climatici, quello è sotto gli occhi di tutti, basta vedere la prima cosa che salta agli occhi di ogni persona, basta aprire la finestra, insomma, le mimose in questo periodo che dovrebbero fiorire, la mimosa è il simbolo della festa della donna l'8 marzo e sono già fiorite a fine gennaio anche qui intorno a Siena, insomma, quindi già da quello si può capire il cambiamento climatico a cui si sta andando incontro e a cui probabilmente purtroppo non so dove potremo, fino a che punto potremo tornare indietro e dare un input per poter cambiare veramente qualcosa. E come diceva la signora Buonacurelli che mi ha preceduto, fare agricoltura 30-40 anni fa infatti non è come fare agricoltura oggi, perché mi sono accorto che le produzioni stanno calando in modo drastico, come ha detto anche il dottor Giliberti in apertura di questo webinar, non solo negli ultimi 5 anni ma già ormai un trend si sta verificando negli ultimi 10 anni anche di più. E infatti le produzioni medie si vanno a realizzare adesso in questo momento sono ridicole rispetto a quelle che si facevano quando ero piccolo io 30-35 anni fa, quando c'erano altri tipi di stagioni, altri tipi di fioriture, altri tipi di situazioni. La produzione si faceva con 30-40 alveari, adesso richiede almeno 150-180 alveari per farla. E comunque, essendo sul campo principalmente sia in produzione sia in, per quanto riguarda la vendita, avendo appunto vendita diretto, la domanda che il cliente medio quasi tutti i giorni pone è come stanno le api. La risposta è difficile da dare, perché le api stanno bene perché gli apicoltori se ne prendono cura e le accudiscono, perché le curano, le nutrono, le visitano e cercano di capire i problemi che possono avere per poterli risolvere, perché la nostra non è una missione ma è una passione, diciamo, un lavoro quello che facciamo noi che si fa con tanta passione, perché sennò guardando i problemi a cui ogni anno dobbiamo andare incontro e ti verrebbe sempre la voglia di smettere e di andare a fare altro. Però io sarei anche allergico, tra l'altro, però ho vaccinato tutto soltanto perché ho questa missione che devo portare avanti per ideologia personale, perché amo questo mondo, diciamo. E come vi dicevo prima, i nostri aviari sono all'interno anche del comune di Siena, comune che infatti sta aderendo a questo comune amico delle, questa associazione Comuni Amici delle Api sta portando avanti questo importante progetto, che sarebbe importante fosse seguito anche da tanti altri comuni il più possibile, perché anche sembreranno all'occhio della persona inesperta o non pratica del settore sembreranno piccole cose, però tante piccole cose poi riescono a fare, a riempire una bottiglia. Quindi ora come ora siamo in una situazione in cui tanti piccoli aiuti a questo settore possono fare veramente comodo, perché ci possono salvare la vita delle api e di conseguenza anche migliorare la nostra qualità della vita come persone. E andando nello specifico, mi riferisco al discorso di impiantare alberi nettariferi piuttosto che altri tipi di alberi che magari non sono di interesse apistico, oppure siepi, come ha detto anche il dottor Biagiotti prima, all'interno delle rotonde, ma anche magari all'interno, perché no, di giardini privati. Perché ora siamo qui e si parlava di agricoltura urbana e del progetto del comune, ma sarebbe importante che in questo momento ogni singolo cittadino, ogni singola persona portasse il proprio piccolo mattoncino, ma non per l'azienda di Alessio Fantozzi, ma semplicemente perché le api sono importanti, gli impollinatori sono importanti per un discorso di qualità della vita delle persone. Perdonami Alessio, io sì. Intanto ti ringrazio per l'intervento e soprattutto per l'accenno che hai fatto che i comuni siano sensibili. L'iniziativa di oggi, il Comune di Siena
non la fa solo per sé, ma l'ha fatta anche per i cittadini in primis, perché comprendano che c'è un inizio di un'attività forte in questo settore e che l'amministrazione comunale vuole stare al fianco degli apicoltori, come ha detto appunto il dottore della regione. Voi siete degli allevatori di animali particolari, che oltre a produrre un reddito, per modo di dire, che è minimale per le vostre aziende, ma soprattutto voi avete un grande valore ecosistemico, cosa che non riescono a capire molti, i valori ecosistemici di alcune vostre attività. Penso per esempio a chi coltiva l'olivo e rende il paesaggio, sia da un punto di vista idrogeologico, ma anche da un punto di vista dell'amore, l'amare un paesaggio e farlo vivere anche ai turisti, che non viene invece risarcito del giusto indennizzo. Voi state portando avanti un'iniziativa da un grande valore ecosistemico, cioè le api non sono solo un vostro produttore di reddito, ma è un produttore di un bene comune, che appunto è un bene comune e quindi è di tutti noi. Il comune di Siena ha aderito a questa iniziativa proprio per questo. Il comune di Siena non può fare attività imprenditoriale o agevolare gli imprenditori, ma deve porre attenzione a quello che è un bene comune. Il comune di Siena ci prova, il comune di Siena ci ha provato con questo webinar, il comune di Siena ci ha provato perché ha invitato l'ANCI proprio perché si promuovesse questo tipo di webinar anche a livello di altre realtà, perché si cominciasse a fare rete anche come pubblica amministrazione di fronte a dei problemi che non sono solo quelli della burocrazia, ma di gestire quelli che sono i beni comuni. Grazie quindi del tuo intervento e della tua esperienza, di averci riportato questa esperienza. Il Comune di Siena ha già investito alcune risorse economiche, pochissime, con il Dipartimento di Scienze della Vita per fare un primo progetto, diciamo così, di verifica di quella che è l'attività e la biodiversità all'intorno delle valli appunto della città, per poter poi strutturare insieme a tutti quanti voi che avete partecipato a questo webinar, ma soprattutto con la popolazione, che deve essere informata, cosciente e deve partecipare a questi tipi di progetti. E è proprio per questo che noi salutiamo Alessio e lasciamo la parola invece al dottor Daniele Calabrese, ricercatore dell'Università di Siena, del Dipartimento di Scienze della Vita, esperto di pronubi, ci racconterà un po' della sua esperienza, accennandoci anche a quello che abbiamo in mente come università e come ente pubblico, auspicando che cosa? Perché la nostra attività, diciamo così, iniziale, si auspica che poi si possa creare un grande progetto di biodiversità, dove ci sono appunto al centro le api, quali pronubi, quali linfa e benzina della vita e per l'uomo. A te, Daniele, la parola, ringraziandoti del tuo intervento. Il professor Nepi, che ti ha concesso di questo intervento, è il nostro responsabile scientifico del nostro progetto di ricognizione, ma è anche sarà il responsabile scientifico anche del futuro, consulente di ISPRA per quanto riguarda appunto la biodiversità, e che invece parteciperà con per me grande soddisfazione alla tavola rotonda, perché sarà poi lui che apporterà, diciamo, un po' di nozioni scientifiche al tavolo che si susseguirà. Ti chiedo scusa di mantenerti sui tempi previsti dei 10-15 minuti, perché altrimenti siamo un po' troppo fuori tempo. A te, Daniele. Ciao a tutti, grazie per la bella introduzione. Allora io parto direttamente, in modo tale che concentro tutto sulle nozioni. Ecco qua. Allora, io sono Daniele Calabrese, sono un dottorando presso l'Università di Siena in Scienze della Vita. Mi occupo del rapporto fra piante e impollinatori, in particolare delle interazioni che sono basate su un mediatore, che è il nettare, che viene prodotto dai fiori, e poi nel tempo libero, in passato e anche adesso, mi sono sempre occupato di sistematica delle api selvatiche, quindi mi sono anche concentrato a studiare tutte quelle api che sono sempre state un po' in secondo piano, oscurate dalla grandissima luce dell'ape da miele, di cui si è parlato tanto oggi. E io mi sono concentrato, diciamo, su questa
su quest'altra parte di api, ma nel contempo ho studiato l'interazione con le piante, quindi è di questo che è su questo che più o meno si basano tutti gli interventi che faccio in questo senso qui. Allora, qualche piccolo cenno sull'impollinazione, giusto per introdurre gli insetti impollinatori. E come ben sappiamo, alla fine l'impollinazione è un processo che serve alle piante a fiore e anche alle piante che non presentano fiori per riprodursi, per produrre seme. In particolare le angiosperme, cioè le piante a fiore, comparse più o meno sulla Terra 150 milioni di anni fa nel Cretaceo, hanno evoluto diverse strategie per spostare il proprio polline dalle strutture maschili del fiore alle strutture femminili del fiore, sperando di portarlo il più lontano possibile certe volte. E quindi in questo senso sono venuti in aiuto sia dei fattori abiotici come il vento, l'acqua, per spostare il polline o semplicemente la gravità, ma in alcuni casi e in molti casi, come vedremo poi, sono subentrati invece gli animali nel loro complesso. Infatti abbiamo chirotteri, abbiamo marsupiali, abbiamo uccelli, lucertole, lumache, insetti per la maggior parte, uccelli, ma davvero tantissimi animali svolgono il ruolo dell'impollinazione. Rimarremmo davvero sorpresi a vederne la diversità. E la diversità grandissima di forme, di fiori, anche ci basterebbe pensare al fatto che ci sono fiori che fioriscono di notte, fiori con la corolla molto lunga, fiori con la corolla molto, molto corta. Quindi a tutta questa diversità si è dovuto adattare anche il gruppo degli impollinatori, creando attraverso l'evoluzione una grandissima diversità anche dal punto di vista di forme, di meccanismi per effettuare l'impollinazione, che vi voglio solo ricordare che per gli insetti in particolare, ma per tutti gli animali, è un'azione che svolgono in modo passivo. Gli insetti, le api, non sono coscienti di effettuare l'impollinazione, semplicemente visitano il fiore perché sono attratti da alcune ricompense fiorali. Quindi più è attraente la ricompensa fiorale, quindi la pianta meglio si è evoluta per attrarre l'impollinatore, maggiore sarà il successo di attrarre dei visitatori fiorali, e maggiori più saranno i visitatori fiorali, maggiore sarà il successo di riprodursi. Quindi tutto questo, tutta questa coevoluzione che c'è stata fra il gruppo degli impollinatori e le piante a fiore serve per garantire un'alta fitness riproduttiva alle piante a fiore. In particolare, le api si sono le api è il gruppo di impollinatori che si è meglio adattato ad utilizzare più risorse fiorali in assoluto. Ci sono api che utilizzano l'olio, il nettare, il polline. Sì, i fiori producono anche olio, sembra strano, ma effettivamente ci sono delle api che si sono adattate a sfruttare molto bene anche quello. In particolare, vi volevo solo portare dei numeri. Le angiosperme, le piante a fiore, al giorno d'oggi, quindi la loro evoluzione è cominciata 150 milioni di anni fa, al giorno d'oggi contano circa 350.000 specie. E ci sono 300.000 specie di insetti impollinatori, che salgono a 350.000 considerando tutti gli altri gruppi di animali, che svolgono questo ruolo. Quindi potete immaginare di che mole di diversità stiamo parlando. Infatti il valore dell'impollinazione non ha una vera e propria stima, è stato provato in passato e viene fatto anche adesso, si prova a dare un valore all'impollinazione in senso lato, ma non è possibile una cosa del genere, perché non si può, come diceva prima il dottor Biagiotti, non si può dare solo un valore ai prodotti. Si deve dare anche un valore al fatto che 350.000 specie di piante a fiore sulla Terra godono di questo servizio. Quindi non ci si può limitare a dare solo il valore dei prodotti che l'uomo appunto produce attraverso coltivazioni e allevamento di api. Quindi stiamo parlando comunque di una percentuale davvero altissima di specie di piante a fiore che utilizzano l'impollinazione. Sono dette entomofile nel caso in cui il vettore per il polline siano gli insetti, e quindi l'88% di piante è entomofilo. Pazzesca. Di queste circa 306.000 specie, vi voglio solo riportare un numero: meno dello 0,1%
delle specie esistenti al giorno d'oggi di angiosperme sono coltivate a fini commerciali e di produzione da parte dell'uomo. Ed è stato provato anche ad andare a vedere di che percentuale stiamo parlando, cioè quanto tutta la produzione mondiale dipenda dalle api. In questo caso, in questo articolo di Klein del 2007, è stata fatta una differenza fra le monoculture e le commodities. Le commodities sono tutte le merci, sono tutte quelle colture che possono essere identificate come merci di scambio, quindi grandi produzioni come caffè, farina, mais e così via, riso. Quindi sono state individuate una media fra monoculture e commodities che dipendono dall'impollinazione è del 75%. Parliamo di numeri assurdi che sarebbe davvero impossibile provare a quantificare in termini monetari. E, tra l'altro, non è giusto andare a considerare solo quelle piante che effettivamente per quelle piante per cui è essenziale la presenza degli impollinatori. Come potete vedere nel grafico sulla destra, ci sono anche molte specie, parliamo di 30, 27 e 21 specie sulle 115 specie maggiormente coltivate a livello mondiale, che approfittano, godono dell'impollinazione nel senso che producono, ci sono produzioni migliori a livello qualitativo, quantitativo e anche a livello di differenza genetica poi dei semi che verranno prodotti, perché in molti casi anche in questo studio è stata considerata anche la produzione di semi per la riproduzione di piante. Quindi stiamo parlando davvero di numeri assurdi. Infatti vi volevo poi portare un attimo l'attenzione di che diversità di api stiamo parlando, perché la diversità di piante è davvero sensazionale, l'importanza dell'impollinazione delle api in particolare per le piante, per la produzione commerciale dell'uomo è molto importante, ma quali sono le api che effettivamente effettuano questo importantissimo ruolo ecosistemico? Certo, l'ape mellifera porta lo standard di una superfamiglia davvero molto vasta. Vi voglio dire solo che a livello mondiale ci sono quasi 20.000 specie di apoidei. L'ape da miele è una di queste, ci sono tantissime altre specie selvatiche che non vengono allevate, alcune vengono anche allevate, si sta cominciando a vedere allevati per esempio i bombi o le osmie, magari qualcuno ne ha sentito già parlare, perché alla grande diversità di piante coltivate potrebbe anche essere utile utilizzare degli impollinatori diversi. Certo, la presenza dell'ape da miele a livello mondiale è così alta ed è comunque distribuita a livello globale, perché più o meno viene allevata dappertutto, che risulta ancora oggi il maggior impollinatore di tutte le colture mondiali, l'ape da miele. Però ci sono così tante altre api che in certi casi potrebbero farvi spaventare capirne la diversità. Infatti in Italia ci sono più di 1.000 specie di api selvatiche. L'ape da miele è una rispetto alle 1.173 su quel numerino in basso a destra identificato, che è quello della media italiana. E in Toscana in particolare, potete seguire sulle caselle evidenziate, ci sono 487 specie. Questa è solo una stima, perché magari indagando ancora di più se ne potrebbero scoprire altre. Vengono scoperte ogni anno specie nuove di api, e questa è una cosa che un po' rincuora gli scienziati, perché sapere che non tutto è conosciuto fa bene al cuore degli scienziati. Invece, dal punto di vista delle piante, perché in Italia comunque dobbiamo anche considerare che ci troviamo in un hotspot di diversità, significa che è un punto caldo della diversità mondiale. Infatti potete seguire sulla mappa a sinistra, l'Italia o comunque il Mediterraneo presenta un'altissima diversità. Qui si parla di, in base alla differenza di colore, di numero di specie per 10.000 chilometri quadrati, e l'Italia più o meno ha fra le 3 e le 5.000 specie diverse ogni 10.000 chilometri quadrati. Infatti in Italia solo di piante a fiore ce ne sono più di 8.000, di gimnosperme, delle conifere che conosciamo, i pini, l'abete, ci sono poche specie, sono 30 specie, comunque stiamo parlando di numeri compresi fra gli 8.000 e i 9.000 di specie di piante in Italia. E comunque si attesta fra le flore più diverse di tutto il bacino del Mediterraneo, per cui si contano 10.600 specie, quindi abbiamo una grandissima diversità anche a confronto del Mediterraneo, che già è molto biodiverso.
Di queste 8.000 specie, l'80% risulta entomofilo, cioè dipendente in maniera maggiore o minore dall'impollinazione o comunque dalla visita da parte degli insetti per riprodursi. Come vi anticipavo prima, la pedamiele in alto a sinistra porta lo stendardo di un gruppo molto diverso. Questi sono solo 8 esempi sui 1173 che ne potevo fare, sono tutte api italiane, e volevo farvi vedere una grande differenza che più o meno lascia un po' tutti sbalorditi. Il fatto che comunque le api si possano, innanzitutto volevo dirvi che sono divise sistematicamente, quindi tassonomicamente, in 6 famiglie nel Mediterraneo, 7 a livello mondiale. Queste 6 famiglie sono molto diverse fra di loro. Possiamo dividere già, per esempio, alcune famiglie che presentano una ligula lunga, ovvero l'apparato buccale che usano per suggerire il nettare, e delle ligule a ligula, e delle api a ligula corta. Naturalmente, da una grande diversità, mi piaceva molto questa frase, da una grande diversità derivano grandi responsabilità. Quindi la grande diversità delle api si rispecchia in molte nicchie ecologiche diverse. Quindi è bello, davvero bello, che tutti facciano la propria parte. Come citava prima il signor Fantozzi che mi ha preceduto, il comportamento virtuoso del singolo è molto importante ed è utilissimo. Ognuno può fare la sua parte. Però purtroppo, parlando di diversità così grandi e così complesse, servono azioni che devono essere più globali, come per esempio un'azione che avviene a livello di un comune ha già molto più potere d'azione rispetto al singolo. E tutto questo perché comunque la popolazione mondiale sta affrontando un periodo davvero buio nella storia della qualità della natura, e questo si rispecchia anche purtroppo sugli impollinatori. Infatti si sta assistendo a un forte declino degli impollinatori. Vi dico che il 9,2% delle specie di api in Europa risulta a rischio, e nonostante sembri un piccolo numero, dal grafico a torta sulla destra potete notare come uno dei gruppi più iconici di ape che conosciamo, cioè i bombi, questo è il trend della popolazione dei bombi in Europa. Come vedete, la fetta rossa, che è quasi la metà, risulta in decrescita, quindi in calo. Quasi il 50% della popolazione dei bombi in Europa risulta in calo, e quell'11,8% che vedete come sconosciuto non è detto che stia salendo, scendendo, potrebbe anche essere tutta a sfavore. Quali sono però le cause maggiori di questo calo di popolazione degli impollinatori? Il declino degli impollinatori in Europa dipende per lo più dall'uso del suolo, dalla copertura e la configurazione del suolo. Infatti in Europa i fattori più influenti risultano essere proprio quelli legati all'agricoltura o alla modifica del territorio e del paesaggio. Infatti, secondo Eurostat Data Browser, il 24% della superficie continentale europea è coltivata. Pensassimo all'Africa, per esempio, stiamo parlando di numeri molto più bassi, quasi inferiori al 10%, e questo ci potrebbe dare un'idea. Non dico che è tanta, forse è anche poca per soddisfare le bocche di tutte, quel 24%, però quel 24% deve essere impiegato in modo virtuoso, deve essere impiegato in modo che non si abbassi la vita, la qualità della vita degli insetti impollinatori così importanti per noi, così anche come tutti gli altri gruppi di insetti, con scelte sbagliate. Cosa si può fare quindi per gli impollinatori? Perché questa è una domanda che mi fanno molto spesso. Sì, ok, ma cioè, concretamente che cosa possiamo fare? Beh, a livello europeo stanno nascendo delle iniziative anche molto virtuose, come quella della EU Pollinators Initiative, che praticamente si pone 3 priorità che sono soprattutto basate, e questa cosa è molto bella, anche sulla comunicazione, cioè parlare del declino degli impollinatori, parlare delle cause, perché informare è un modo per creare coscienza. Coscienza può creare conoscenza, comunque voglia di informarsi, e questo è molto importante perché si deve coinvolgere la popolazione per tutto questo. X Pollination infatti è un progetto che nasce in Inghilterra, è stato assimilato da noi italiani, dal Museo Nazionale della Maremma, quindi comunque ha più o meno, cioè ci troviamo ancora in area, e io e il professor Nepi ne facciamo parte, ed è un progetto veramente bello di coinvolgimento delle persone comuni, quindi è citizen science, nello studio degli impollinatori, per dare anche uno strumento alle persone di accorgersi con i propri occhi di che cosa stiamo parlando.
Un'altra cosa che vorrei portare alla vostra attenzione è il fatto che si stanno facendo parecchi studi per capire in che modo si può migliorare la qualità degli habitat sia a livello locale che di paesaggio per migliorare la qualità dell'habitat in relazione anche agli impollinatori anche in relazione alle produzioni. In questo caso sulla produzione di mele in Cina è stato fatto questo studio. Come potete vedere, ve li spiego molto, molto velocemente, anche se sono abbastanza rapidi. Il numero di semi in basso a sinistra e il numero di frutti deformi a destra, come possiamo vedere, dipende dalla presenza di impollinatori, dall'abbondanza e dalla ricchezza di specie di impollinatori all'interno dell'area coltivata a meleto. In questo caso, quindi, al crescere della diversità di api in un ambiente quindi agricolo, aumenta la fitness riproduttiva delle piante ed anche il valore sul mercato, quindi anche dal punto di vista della produttività, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, si vende meglio e si vende di più. Questo per dire che in habitat seminaturali, che quindi garantiscono nicchie ecologiche, comunque di rifugi, di nidificazione anche per le api selvatiche, e la presenza stessa dell'ave da miele in questi ambienti garantisce comunque anche coltivazioni migliori. E questo si deve tenere conto, cioè si deve tenere conto di questo. Uno studio fatto dai colleghi inglesi infatti rivela che questi ambienti seminaturali possono essere anche molto vicini alle aree urbane, in certi casi anche addentrarsi praticamente nelle aree urbane semplicemente con il verde urbano, con dei corridoi ecologici che possono portare il verde urbano verso l'esterno in aree più naturali, più selvatiche. E questo è il primo studio che indaga la diversità degli impollinatori in aree che partono da un'urbanizzazione molto bassa e arrivano a un impatto dell'urbanizzazione molto alto, quindi addentrandosi verso la città. Risulta che infatti che le aree urbane tendono ad ospitare una maggiore diversità di api, specialmente per specie altamente generaliste. L'apis mellifera è una specie molto generalista, visita una risma molto ampia di fiori in determinati periodi del suo periodo di bottinaggio, si concentra su determinati fiori, ma può visitare per esempio fiori di piante arboree, fiori di piante erbacee. Quindi è un'ape che comunque si adatta abbastanza bene. L'unico requisito è che ci sia un nettare e un polline di qualità. Quindi la gestione del verde urbano e della qualità dell'aria nelle città cominciano a essere considerate importanti per le politiche atte a contrastare il declino degli impollinatori. In città si può fare molto. E il progetto di censimento delle api nelle valli di Siena nasce da un'idea proprio che cosa possiamo fare noi come studiosi delle api, studiosi dell'interazione piante-impollinatori per aiutare le api contro il loro declino di popolazione e di abbondanza, di ricchezza di specie. Una cosa, quella della conoscenza, infatti questa presentazione si chiama conoscenza e valorizzazione della fauna apistica. Abbiamo pensato che il primo passo era la conoscenza, chiederci di quante e di quali specie stiamo parlando, perché ad ogni specie probabilmente si dovrà utilizzare un metro diverso per capire cosa fare. E nonostante negli anni comunque a Siena siano stati fatti degli studi sulla vegetazione, anche sulla vegetazione per esempio delle mura, sono stati fatti degli studi anche abbastanza attuali, per le api non è mai stata fatta una cosa del genere. Allora l'anno scorso noi dell'unità del Dipartimento di Scienze della Vita abbiamo pensato di fare un primo censimento all'Orto Botanico di Siena. Vi dico che questo è un esempio di scatola entomologica dell'Orto Botanico. Abbiamo trovato circa 100 morfospecie diverse di api selvatiche e quasi 200 interazioni diverse fra api e piante. Quindi abbiamo pensato che comunque sarebbe stato molto utile estendere il progetto, e quando siamo stati contattati per questo progetto di censimento delle api nelle valli di Siena, per noi è stato davvero come arrivare al dolce senza passare per il pranzo, è stato bellissimo. E le valli di Siena in particolare si presentano come degli habitat seminaturali perfetti per questo tipo di studi, perché entrano dentro la città, quindi abbiamo anche un gradiente di urbanizzazione crescente, possiamo studiarne la popolazione, la diversità delle api per proteggerle, per capire quali azioni dobbiamo mettere in pratica. Quindi
Il progetto di censimento delle api nelle valli di Siena si presenta rispettando tra l'altro i tre punti di priorità che erano stati identificati dall'iniziativa sugli impollinatori dell'Unione Europea. Infatti si partirebbe da un censimento delle api e delle risorse fiorali, si fa un censimento della popolazione di Apis mellifera per capire che carico di Apis mellifera c'è, perché ricordo, come ho detto prima, l'Apis mellifera risulta ad oggi, dato che così distribuita è gli allevatori se ne occupano, quindi abbiamo una popolazione molto ampia che può dare un grandissimo apporto all'impollinazione sia di specie coltivate che di specie selvatiche. Quindi andremo a stimare anche il carico mellifico della vegetazione spontanea e coltivata e fare un censimento delle specie di Apoidei selvatici, perché per proteggere l'Apis mellifera, posso dirlo, ci pensano, diciamo, gli apicoltori, ma gli Apoidei selvatici bisogna studiarci un po' di più, bisogna capire quali sono le loro esigenze per difenderli al meglio. Quindi si potrebbe pensare di implementare le risorse fiorali dove necessario, prediligendo delle specie, varietà locali spontanee, selezionate magari attingendo a delle rubriche riguardo le varietà antiche a rischio della regione toscana, o mantenendoci sui criteri di selezione basati sulla resistenza allo stress idrico, perché non dimentichiamo che il cambiamento climatico ormai è in gioco. A un certo punto della nostra vita dobbiamo accettarlo e dobbiamo cominciare anche a fare qualche passo per contrastarlo. Un modo per farlo potrebbe essere selezionare delle specie apposite che resistono bene allo stress idrico, hanno bisogno di poca acqua, resistono a temperature magari più elevate e riescono a garantire un buon carico mellifico per la fauna pistica. Di tutto questo servirebbe per produrre anche tanto materiale digitale e informativo, che si ridurrebbe possibilmente a degli eventi formativi o dei raid di impollinatori. Questi sono i raid impollinatori sono delle giornate selezionate in cui si va in campo con i cittadini, si spiegano determinate cose, quindi un evento informativo, e si fanno anche delle catture degli impollinatori per raccogliere anche in quel caso delle interazioni, comunque dei dati che verranno raccolti sul campo dai cittadini stessi. Gli orti urbani e le valli verdi di Siena possono e si prestano molto bene come laboratori per le buone pratiche. In pratica possiamo fornire delle linee guida, dopo aver studiato tutte queste cose che vi dicevo, delle linee guida sulla gestione delle aree verdi urbane per ospitare e favorire la presenza degli impollinatori. Penso di essere stato più o meno nel limite di tempo, vi ringrazio dell'attenzione e grazie comunque anche per avermi invitato a parlare. Non riesco a sentirla il microfono. Grazie, dicevo, per il tuo contributo e per il contributo anche del Dipartimento dell'Università di Siena, o meglio del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena, con il quale vogliamo andare avanti. E il gruppo ormai è costituito, un gruppo operativo costituito dalle tre associazioni di categoria degli agricoltori che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento e delle tre associazioni di apicoltori, e quindi il nostro interesse è di andare avanti e di lavorare in questo senso, anche accedendo a delle risorse di ricerca e di messa in pratica di buone pratiche che l'Unione Europea mette a disposizione con programmi come l'Horizon o Live. Una domanda che ci è stata fatta dalla rete da Alessandro Ranno, il quale dice: io non sono un ambientalista di quelli particolari, specificatamente di quelli ortodossi, io credevo in questa nella funzione delle api come pronubi per appunto per l'impollinazione e quant'altro. Poi dice: è uscito un articolo di giornale che parlava di tecniche di immissione di zucchero nell'albero per aumentare probabilmente la produzione. Ora, premesso che non è possibile che le api cioè non c'entra assolutamente niente, forse la domanda è formulata male o l'articolo era una FAQ, perché se io introduco all'interno di un albero uno zucchero non credo che poi
questo serva per poter alimentare e migliorare la produzione di miele. Non c'entra assolutamente niente, in quanto non è che inserendo dello zucchero all'interno della pianta questo diciamo così va a beneficiare di quelle che sono le proprietà dei pollini, e di conseguenza o la domanda è stata formulata male o probabilmente l'articolo non era proprio su base scientifica. Resta il fatto che dalla disamina che ha fatto Daniele capiamo molto bene dell'importanza di questi pronubi, appunto, che devono essere almeno per quanto riguarda la pubblica amministrazione tutelati al 100%. Invito la regia a inviare l'ultimo filmato, dopodiché ci sarà questa tavola rotonda fra gli agricoltori e il sottoscritto, accompagnati anche dal professor Nepi dell'Università di Siena. Bene, ritorniamo a noi per l'ultima fase di questo webinar, che dai commenti che abbiamo ricevuto dai social sembra sia andato veramente, veramente bene, sì, anche per il numero di spettatori. Una comunicazione di servizio: il webinar registrato con le slide degli interventi sarà disponibile gratuitamente nei canali social. E rispondo poi a una domanda di Giada Castigli, la quale mi dice: come possiamo chiedere al proprio comune di rientrare nella rete dei comuni amici delle api? Ma è molto semplice, basta andare da un assessore di riferimento sensibile alle problematiche o da un dipendente della struttura comunale, dirgli di guardare il sito Amici Comuni delle Api,
c'è un'iniziativa, c'è una delibera di consiglio da dover redigere e poi questa delibera di consiglio viene inviata al comitato di Amici Comuni delle Api e dopodiché si viene, diciamo, iscritti. L'adesione impegna i comuni a delle buone pratiche, quindi dipende se il comune che desidera aderire a questa iniziativa già risponde di queste condizioni di accesso. Il comune di Siena, nella mia persona, ma soprattutto nella persona dell'assessore Silvia Buzzichelli, siamo a disposizione per dare ai nostri colleghi degli altri comuni qualsiasi tipo di chiarimento. Come possiamo conciliare la salvaguardia delle api con i trattamenti praticati nel settore vitivinicolo? Ecco, questo dobbiamo cominciare a pensare, che il settore vitivinicolo, così come tutti i settori dell'agricoltura, devono andare a mitigare quelli che sono l'uso dei prodotti antiparassitari e anticrittogamici ed eventualmente utilizzare quelli che sono meno nocivi appunto ai pronubi. Anche se già esistono delle normative ben precise a livello nazionale, ma anche a livello regionale per quanto riguarda la Toscana, che appunto regolano e normano l'utilizzo di questi fitofarmaci in maniera proattiva verso le api. Detto questo, passiamo alla tavola rotonda alla quale stanno partecipando, e prego la regia di farli vedere mentre le chiamo, il professor Massimo Nepi, del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena, nonché direttore del corso di laurea in agrobusiness, nonché mio carissimo amico. Diciamocelo, facciamoceli questi complimenti, che nel momento in cui ha saputo di questa iniziativa si è subito messa a disposizione, e questo mi ha fatto veramente tanto piacere, anzi si è adoperato anche con il Dipartimento affinché si appunto dasse la disponibilità per questo inizio di progetto di ricerca. Abbiamo poi Duccio Pradella, presidente di ARPAT, una delle tre associazioni che è nel tavolo della regione a discutere appunto di api, Mirko Sbragi in rappresentanza dell'associazione AAPT, anche questa che siede all'interno del tavolo della regione, ed infine il vicepresidente di Toscana Miele, il signor Stefano Gallorini. Ecco qua, questa è la nostra tavola rotonda. Io sarò, non voglio essere pungente, ma dovrò un attimino farlo. Intanto, secondo voi è vero e per quale motivo il problema delle api, della moria delle api, incide sul cambiamento climatico? Massimo. Non ti si sente? Ah, aspettate. Mi sentite adesso? Bene. Ok, sì. Dunque, cioè, il cambiamento climatico ovviamente ha tantissimi effetti. Tutti gli organismi viventi, compreso l'uomo, chiaramente ne risentono. Le api, come abbiamo visto, sono quegli animali che consentono la conservazione della straordinaria biodiversità, nonostante ci sia un declino della biodiversità. Quindi sono quegli organismi, cioè anche quegli organismi, ora non sono i soli, insomma, ma svolgono questa particolare funzione nel mantenere questa diversità di specie, ma anche di individui. Quindi se pensiamo al ruolo che hanno nella riproduzione delle piante, noi ci rendiamo conto che ovviamente una buona presenza di api o di impollinatori in senso lato, ora parliamo, insomma, il nostro incontro è incentrato sulle api, se non altro parliamo di api in senso lato e non solo di api smellifera, è proprio quello di assicurare la presenza nel territorio di nuovi individui, nuovi alberi, nuove piante, e sappiamo la funzione di assorbimento della CO2 che svolgono le piante, quindi mantenere un'alta popolazione, anche diversa, una alta diversità della popolazione di piante e un'alta numerosità degli individui delle piante, a cui sicuramente, in cui le api hanno un ruolo fondamentale, e questo è una, diciamo, sta nella logica delle cose. D'altronde, io mi considero un esperto di nettare,
ho fatto diversi interventi anche in congressi apistici ultimamente degli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione di nettare. Prima mi ha colpito era Alberto Contessi, sì, dell'Osservatorio Nazionale Mieri, che mi diceva che negli ultimi anni più di una volta si sono verificate delle morti di api da fame. Ecco, io ritengo che un motivo possa essere il fatto che i cambiamenti climatici influenzano molto sulla produzione in termini di quantità e qualità, mi occupo di nettare, ma probabilmente anche per quanto riguarda il polline, riducendo le risorse che hanno a disposizione le api. Quindi, come capite, è un po' un qualcosa che un cane un po' che si morde la coda, no? Scusami Massimo, proprio in questo concetto qui vorrei chiedere invece ai rappresentanti delle associazioni, no? In questo senso, cioè, noi diciamo che le api sono importanti, quindi avrete il tappeto rosso per la vostra attività in tutti gli uffici, la regione, il ministero, cioè sarete gli agricoltori privilegiati in questo momento, gli allevatori privilegiati, oppure trovate delle difficoltà, non c'è la cultura, non c'è interesse? Sì, perché l'interesse, diciamocelo, da parte degli uffici c'è questa conoscenza. Ecco, quali sono le criticità che avete trovato nella vostra attività, se ci sono? Duccio. Allora, buongiorno a tutti. Giro a te. Ok. Buongiorno a tutti, grazie per l'iniziativa, grazie al Comune di Siena e chiaramente saluto tutti coloro che ci stanno seguendo. Diciamo l'abbiamo costruita, secondo me. L'intervento di stamani del dottor Gennaro Giliberti a me ha fatto estremamente piacere perché ha mostrato ancora una volta la conoscenza del nostro settore. Io mi sento ancora un ragazzino, ma in realtà sono un po' di anni che sono il presidente dell'associazione di ARPAT e ho visto una crescita della conoscenza anche nelle istituzioni verso il nostro settore, e questa è la base perché poi si possano aprire e si possa discutere sulle possibili iniziative per tutelarci. Per tutelarci intendo le api e gli apicoltori, anzi gli impollinatori e gli apicoltori, perché poi il discorso che noi andiamo a fare riguarda tutti gli impollinatori. Quindi sicuramente troviamo le porte aperte, speriamo di riuscire a costruire un qualcosa che aiuta oggi le aziende degli apicoltori a sopravvivere e che soprattutto crei una prospettiva per il futuro. Quindi se ne vogliamo poi parlare, volentieri. Ma Gallorini, i comuni ci sono, cioè i comuni sono sempre così molto attivi nei confronti delle api, hanno già messo in piedi un sistema che garantisca i trattamenti contro le zanzare, cioè delle buone pratiche? Oppure ancora siamo all'anno zero, dobbiamo fare ancora informazioni? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, ringrazio il Comune di Siena e dell'iniziativa molto importante. E rispondendo alla domanda, direi che siamo all'anno zero, perché da quello che si vede, da quello che viene parlato molto, viene discusso molto di questi argomenti, ma alla fine in pratica viene fatto ben poco. A parte qualche pianta, a parte qualche slogan che viene detto, appunto per aiutare le api, poi alla fine tutti gli anni vediamo degli scempi verso gli alberi, vediamo i prati tagliati a zero senza mai lasciare delle zone, diciamo, vergini, naturali, che, come si è visto prima, come molti relatori prima di me hanno detto, sono importanti, no? E quindi viene raso tutto al suolo, diciamo, in questo senso. Poi vediamo quando c'è le zanzare, vengono dati prodotti alle piante. Abbiamo visto qui a Montecatini, vicino a me, io sono di Agliana, 2 anni fa c'è stata una strage di api perché avevano dato un insetticida per le zanzare. E quindi molti cittadini appunto protestano perché vedono le macchine imbrattate dalla melata degli alberi, che quindi le api vanno ghiotte di melata, no? Che è
una sostanza zuccherina rilasciata da alcune parassiti delle piante. E facendo questo, dando questi insetticidi, quelle zanzare fanno una strage di api. Quindi, bene, rispondendo alla domanda, credo che siamo all'anno zero. E invece chiedo a Mirko Sbragi, che è anche un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Aglione della Valdichiana, ma è anche il segretario della Neo Comunità del Cibo della Valdichiana, oggi distretto agroalimentare, quindi una cosa importante. Quanto può essere utile la costituzione di un organismo come le Comunità del Cibo all'interno di una politica di sviluppo di quella che è l'attività apistica e dei prodotti dell'alveare? Ma io credo che sia fondamentale, e come diceva stamani Roberta Casini di Lucignano, probabilmente il fare squadra aiuta sempre. Le comunità del cibo, l'associazione come quella dell'Aglione, nel loro piccolo, fra virgolette, possono contribuire a destare una sensibilità pubblica che poi è orientata in una certa direzione. Una direzione che per la verità ci sembra che parta addirittura dalla comunità europea, perché dai regolamenti, dalle impostazioni, dagli input che dà, si capisce abbastanza concretamente che c'è una sensibilità a favore e per il mondo apistico. È chiaro che poi da lì a cascata sarebbe auspicabile che il tutto si concretizzasse capillarmente e poi nell'operatività quotidiana. Quindi ecco, la finalità poi sarebbe questa. Diceva il collega di Toscana Miele, certo non tutti i comuni sono ancora stati sensibilizzati, è vero, probabilmente siamo proprio a zero, non lo so se siamo proprio a zero, la nostra piccola esperienza in alcune circostanze ci ha fatto capire che purtroppo alle volte il sindaco non sia neanche informato su quella che è la realtà, per esempio, dei trattamenti che il comune dà, dei prodotti che vengono scelti. Quindi ben vengano le comunità del cibo, ben vengano le associazioni, ben vengano le giornate come quella di oggi. Permettetemi infatti anche a me di ringraziare l'opportunità che Stefano Biagiotti, che il comune di Siena e tutti quelli che sono intervenuti ci stanno dando per portare il nostro grido di allarme, ecco, perché l'apicoltura è evidentemente in difficoltà. È evidentemente in difficoltà per una serie di fattori, sono fattori troppo grandi probabilmente, quindi dobbiamo fare squadra e lavorare tutti all'unisono per tentare di migliorare la situazione. Una domanda piccante ai rappresentanti dell'Associazione degli Apicoltori. Voi siete agricoltori e apicoltori, o apicoltori, agricoltori, apicoltori, allevatori, quindi avete un doppio ruolo, no? Con i vostri colleghi che invece non sono apicoltori, ma che sono agricoltori normali, quindi qual è il rapporto che voi avete? Avete dei problemi? Oppure comincia a nascere veramente una consapevolezza anche da parte degli altri vostri colleghi e quindi si inizia un percorso di informazione e di conoscenza, perché come diceva appunto Mirko, le relazioni e questo fatto di fare informazione significa togliere quelle lacune di non conoscenza e quindi di ignoranza, intesa come ignorare il problema. Cioè è iniziato un dialogo, è iniziata un'apertura su un uso razionale dei prodotti anticrittogamici, antiparassitari? Parlo ai rappresentanti delle associazioni. Allora, se vuoi... Vai te, Mirko. No, come dicevo prima, con le istituzioni, cioè è un percorso lungo. Noi negli anni lo stiamo costruendo. E i segnali ci sono buoni secondo me, e poi vi dirò, nel concreto bisogna vedere nei prossimi anni, cioè questo è un po' il fatto. Noi, riprendo un po' quanto diceva il dottor Alberto Contessi, parlava Alberto del tavolo tecnico e di quanto di quanto è stato elaborato, delle buone pratiche per gli impollinatori. Ecco, lì c'erano vari soggetti, c'erano anche alcune
associazioni di api- e di agricoltori. Noi siamo agricoltori al 100%, la legge ci riconosce come agricoltori, spesso abbiamo avuto dei problemi, una certa conflittualità, siamo stati visti come quelli un po' che venivano un po' a rompere, ma secondo me sta crescendo la consapevolezza del nostro ruolo anche all'interno delle associazioni di agricoltori. Noi molte battaglie, molte le portiamo avanti oggi insieme alla Confederazione Italiana Agricoltori. Sapete che in questo periodo si è discusso sulla politica agricola comunitaria, la nuova PAC, e si sta discutendo ora sui piani strategici nazionali, e noi stiamo proponendo varie azioni a tutela delle api e degli apicoltori, e in alcune di queste troviamo supporto dalle confederazioni, delle associazioni di agricoltori. In particolare noi proponiamo un ecoschema impollinatori, cioè una misura che vada a premiare gli agricoltori che adottano buone pratiche. Questa quindi è una misura che dovrebbe garantirci un futuro produttivo. Andiamo a proporre anche delle misure che possano avere una ricaduta immediata sulle aziende apistiche. Questo indirizzo che io condivido appieno, essendo laureato in scienze ambientali, se non lo condividessi sarei proprio uno fuori dall'ottica e dai problemi contingenti. Ma va poi nella direzione auspicata dalle associazioni stesse, cioè in Italia oggi stiamo parlando di prodotti di qualità, prodotti sani, il fatto quindi di ridurre o di fare un'agricoltura sostenibile con una riduzione di questi prodotti non dovrebbe essere nemmeno molto difficile da far passare come concetto. Quindi credo che questi ostacoli verranno rimossi prima o poi della non accettazione dell'uso, diciamo, a calendario e non al bisogno dei prodotti antiparassitari e anticrittogamici. Quindi anche le associazioni di categoria stanno lavorando in questo senso. Si ritorna sempre lì, è il discorso di una formazione di informazione che è stata poi l'iniziativa di oggi, diciamo che il Comune di Siena l'ha fatta per questo, cioè noi il problema l'abbiamo capito, cerchiamo di farlo capire a chi è dentro le mura, chi è fuori, gli abitanti, i residenti che possano convivere con gli apicoltori. Gli apicoltori che mi dicono hanno un oro giallo tra le mani stupendo, anche dal punto di vista organolettico e delle proprietà del prodotto, quindi farete soldi a palate. Gallorini. Sì, specialmente negli ultimi anni, sì, facciamo soldi a palate. No, io volevo dire una cosa, che ormai sono state dette tante cose. È giusto appunto informare, sensibilizzare eppure coinvolgere istituzioni e aziende agricole che producano. Però credo che l'informazione deve andare molto anche alle persone che comprano, che acquistano, perché sono loro che determinano tutte queste altre cose che fanno gli agricoltori. Cioè se una persona va al supermercato e compra una bottiglia di vino dove c'è la fogliolina del biologico, lì ha già fatto un forte passo avanti per aiutare le api, perché alla fine siamo noi che si acquista prodotti, che si decide quali prodotti usare in agricoltura. Ecco, questo non è mai stato detto, però credo che vada sensibilizzato la gente che fa anche la spesa. Credo sia una cosa molto molto importante. Ma il consumatore è sempre, in quest'ultimo periodo stanno dicendo, almeno alle televisioni o anche nei giornali, che il consumatore è sempre molto più attento, è sempre più informato di questa cosa. Non è possibile che ci sia anche da parte delle vostre associazioni non un'azione forte di informazione? Può essere, però non viene mai correlato il fatto della moria delle api con l'acquistare prodotti non biologici. Quindi il biologico, diciamo che è stato creato sì per mangiare cose sane, però è stato creato anche per non uccidere la microfauna che c'è nell'ambiente. Questo non viene mai correlato insieme. Sì, forse è anche colpa nostra delle associazioni, non lo so, però non lo so che cosa si può fare, ecco. Ma e quindi come noi come Comune abbiamo aderito, siamo coscienti che le azioni che stiamo facendo all'interno dell'amministrazione rispondano a quelli che sono gli impegni che abbiamo
abbiamo assunto insieme a, con l'adesione, stiamo facendo delle azioni di attenzione per quanto riguarda l'uso dei, dei prodotti per le zanzare, gli impollinatori, nelle nostre progettazioni stiamo attenti alle essenze. Quale potrebbe essere? Cioè, voi cosa chiedete oltre a questo a un ente come il Comune di Siena? Che, oltre che le risorse, che quelli lì hanno tutti i problemi di bilancio, ecco. Cosa si potrebbe cominciare a fare insieme? Ma senz'altro potrebbe essere un'idea iniziare a creare un tavolo che sia un confronto continuo nel tempo e dove possano essere portate via via le varie iniziative, perché questo, come probabilmente già stato detto, può contribuire anche a diffondere una certa modalità operativa e a trovare strategie, tempi e modi in ogni azione che possono essere pronubi anziché contro i pronubi, appunto, perché benissimo, come diceva stamani l'assessore, l'inserimento di piante nettarifere, ottimo, conosciamo meglio tutto quello che ruota attorno ai trattamenti contro le zanzare, perché ovviamente sono azioni anche quelle da fare, per l'amor del cielo, il cittadino ha bisogno anche di in alcune circostanze liberarsi dalle zanzare, però magari ci sono dei tempi e dei prodotti che confrontandosi con rappresentanti delle associazioni apistiche possono essere utilizzati senza o comunque interferendo il meno possibile con la vita delle api e di conseguenza dei pronubi, perché ovviamente abbiamo capito che le api sono più visibili, sono più presenti nella misura in cui c'è qualcuno dietro che le alleva, ma quando si parla di pronubi c'è un intero mondo e decine, centinaia, migliaia di specie che lavorano per il nostro ambiente. A proposito, se mi è permesso, del contesto dell'agricoltura, come diceva Duccio, anche noi percepiamo una diversa sensibilità da parte del mondo agricolo. Ricordiamoci peraltro che anche il mondo agricolo è attraversato da tutta una serie di adempimenti, di obblighi, di formazione e di informazione che arriva ovviamente anche alla conoscenza capillare dei prodotti e delle dosi che debbono distribuire in campagna. Nel nostro piccolo io riporto sempre un esempio abbastanza eclatante. Io ho appena iniziato a lavorare in associazione fine anni 90, mi ricordo che puntualmente nei frutteti della Val di Chiana arrivavamo vicino al periodo della fioritura, gli agricoltori chiedevano in associazione se c'era la disponibilità di qualche apicoltore per portare le api a fare l'impollinazione, e c'era un totale rifiuto, perché gli apicoltori dicevano: ma siamo matti, porto le api lì a morire, è una morte certa. Ecco, devo dire che nel tempo tutto questo non c'è più. Nelle aziende agricole, soprattutto quelle che ci lavorano, aziende da reddito, hanno dei contatti fissi con apicoltori, ci sono apiari che addirittura sono in pianta stabile all'interno dei frutteti e grossi problemi non si sono più verificati. È chiaro, poi da qui a dire che le api non hanno più problemi a causa delle morie determinate da utilizzo un po' indiscriminato di prodotti agricoli, ce ne passa, però la situazione è migliorata. Poi ovviamente dietro c'è un mondo, non è che tutti sono consapevoli e tutti sanno quello che vanno a distribuire, però che la situazione sia migliorata è piuttosto evidente e speriamo che si prosegua in quest'ottica qui. Noi come Comune di Siena, per poi dopo lasciare la parola a Duccio, che vedevo che desiderava dire qualcosa, abbiamo iniziato un gruppo operativo prima dell'adesione. Quindi questo percorso che il Comune di Siena ha deciso di intraprendere di adesione è un percorso che non viene dall'alto in primis e che non è voluto per così acquisire una medaglia in più. Lo abbiamo condiviso prima della delibera di giunta, della delibera di consiglio, insieme alle tre associazioni di categoria che furono chiamate dall'amministrazione perché erano le uniche con le quali noi
avevamo contezza di poter partecipare. Successivamente all'adesione nell'organizzazione di questo webinar invece è nata un bellissimo tavolo operativo, un bel tavolo operativo, un bel gruppo operativo fatto da Pradella, fatto dagli altri rappresentanti anche delle associazioni degli apicoltori, ormai comincia con l'università, siamo un tavolo di circa 10 persone presieduto dalla nostra assessore all'ambiente, che ha portato alla realizzazione in un mese di un convegno a livello regionale con una buona partecipazione sia dal punto di vista dei relatori che dall'altra parte. Noi ce la mettiamo tutta e continueremo a mettercela tutta in questa attività di condivisione e di concertazione anche di progettazione futura. Quindi cogliamo quello che appieno, quello che diceva Mirko, di creare, no di creare, ma di continuare con questo tavolo, con azioni concrete così come abbiamo dimostrato in questo seminario. E lascio la parola a Duccio che vedevo che sta prendendo. No, ti ringrazio, no, perché volevo risottolineare questo aspetto, cosa potete fare voi comuni. Secondo me quello che è veramente utile è creare questa rete di comuni, e mi ha fatto estremamente piacere la presenza di, del presidente dell'ANCI, perché credo sia una cosa fondamentale per noi, e portare avanti quelle che sono quello che è emerso da stamattina, quindi l'importanza delle api e degli impollinatori a livello di regione. Noi chiediamo lo stesso alla regione di sostenerci nelle battaglie, un termine brutto soprattutto in questi giorni, però che vengano fatte a livello nazionale. Noi come ARPAT aderiamo all'Unione Nazionale Associazione Apicoltori, e quelle che viene fatto a livello europeo, perché molto viene deciso a livello europeo, e anche lì è importante essere sostenuti. Noi abbiamo una associazione di rappresentanza che è BeLife, a cui aderiamo. E a livello nazionale, ho detto, aderiamo a un'API, ma allo stesso osservatorio. È importante che quello che viene fatto, se ci si crede, venga sostenuto. E credo che i comuni siano il punto di partenza per creare questo percorso. Grazie. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Ma diciamo, è stato detto tutto. Comunque sì, condivido quello che ha detto Duccio. Di creare una rete tra comuni sarebbe l'ideale, ecco, una consapevolezza anche tra comuni che non sono molto, diciamo, dentro questo mondo, da quello che vedo io, da comuni che ho intorno io, ecco, che niente, non ho niente da aggiungere. Io intanto allora desidererei ringraziare in questa fase tutti coloro che ci hanno seguito, anche dai social. Lascerei l'onore di fare le conclusioni al professor Massimo Nepi della giornata, e integrando quello che ritiene più opportuno, e per poi riprendere solo ed esclusivamente per i saluti finali e per lasciarci per la pausa pranzo. A te Massimo. Grazie Stefano di concedermi questo piccolo spazio conclusivo, diciamo. Gli spunti sono stati molti. Quello che mi ha colpito è che ovviamente abbiamo parlato più che altro di api di miele, di api da miele, di api domestica, però c'è anche una certa sensibilità verso i pronubi to cure. Quindi mi fa piacere ad esempio che proprio Alberto Contessi abbia parlato di api selvatiche che sono importanti, così come lo sono le api da miele, perché tendo a ribadire una cosa che deve essere molto chiara: se noi lavoriamo per migliorare le condizioni dei nostri habitat salutari complessi, sistemi seminaturali in cui si ritrovano magari zone incolte, boscaglie, prati, siepi, eccetera, se operiamo in questo modo noi facciamo il bene delle comunità di insetti impollinatori nel loro complesso, sia api da miele sia api selvatiche. Quindi lavorando bene e lavorando in un certo modo sicuramente possiamo garantire un migliore futuro a questi insetti così preziosi, e di conseguenza anche un miglior futuro per quanto ci riguarda, perché ovviamente la salubrità degli habitat ha un impatto infinito su tante cose, compresa ovviamente la salute umana. Quindi io penso che lo sforzo un po' comune debba essere questo.
perché questo poi va a giovamento ovviamente degli apicoltori, va a giovamento delle popolazioni naturali di insetti impollinatori e va a giovamento dei nostri ecosistemi, della nostra biodiversità. Grazie, grazie Massimo per questa chiusura. Prendo l'occasione per ringraziare veramente di cuore le associazioni di categoria degli agricoltori che ci hanno messo in rete, perché grazie a loro che il Comune di Siena ha fatto rete insieme alle associazioni degli apicoltori. Vi auguro una buonissima giornata nella speranza che gli eventi a livello internazionale si riconducano in un alveo di pace e di serenità, cosa importante. E per quanto riguarda i nostri lavori, sicuramente nel prossimo futuro dovremo rivederci per mettere in pratica, o meglio, per concretizzare quelli che sono stati i nostri buoni intenti della giornata di oggi. Grazie a tutti e buona giornata e a presto. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.